Il teatro sembra non essere il paese della realtà. Ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulle guance, un sole che esce da sottoterra. Ma il teatro è il paese del vero. Ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. E quindi, benvenuti a teatro, dove tutto è finto, ma niente è falso. Sonia 2017, la cricca di Taranto. Presenta Raffaella Salamina. Buonasera, benvenuti. Sono felicissima di tornare in questa nuova edizione qui al Premio Ausonia, Mostra Nazionale d'Arte del Teatro Amatoriale Italiano. Insomma, sono felicissima di essere qui in questa bellissima location, il Palazzo della Cultura San Bernardino di Rossano. E vorrei un applauso per Antonio D'Amico perché, insomma, parte sempre alla grande, no? Vorrei un altro applauso per la nostra Serena Bucca, questa splendida performer, i suoi giochi di luce, questo omaggio al teatro, non poteva che essere così. Naturalmente un omaggio che racconta l'amore per il teatro così come lo racconta questo premio che appunto rende omaggio al vero spirito, no, del teatro, che è quello appunto nato sulle tavole del palcoscenico dalle compagnie che lo fanno per passione ma con sempre grande professionalità, che è il teatro amatoriale nazionale italiano. Quindi un applauso perché è un premio che racconta l'amore per il teatro.
Allora, siamo al gran finale di questa lunga kermesse di risonanza nazionale che ha portato in Calabria, nella piana di Sibari, il meglio del panorama teatrale amatoriale italiano, un festival che ormai da tempo riscontra l'attenzione della critica, della stampa specializzata, il gradimento del pubblico, 6 spettacoli in concorso giunti da tutta Italia, 2 fuori concorso, un ampio cartellone appunto targato 2018, questa sera premieremo i migliori spettacoli, i migliori attori che hanno calcato i palcoscenici in queste serate allestiti nella città di Corigliano Rossano e 5 nella Portella di Oriolo. Il premio Ausonia ha visto la luce 4 anni fa grazie all'intuizione, dicevamo, del presidente della FITA provinciale di Cosenza e direttore artistico Antonio Maria D'Amico, diventato nel 2017 mostra del teatro amatoriale premio Ausonia, una rassegna che si articola in più sezioni, lo vedremo appunto nel corso della serata. Vorrei un applauso per Michele Affidato, il maestro orafo, perché i premi li ha realizzati lui come ogni anno, non sarà qui con noi ma insomma è vicino a questo evento. Una grande edizione, quella del 2018, resa possibile grazie al sostegno della Regione Calabria, PAC Calabria 2014-2020, iniziative culturali in 2017-2019 di rilievo nazionale e regionale. Dobbiamo ringraziare la città di Corigliano Rossano, patrocinato anche dalla provincia di Cosenza, dal comune di Oriolo, dal Rotary Bisanzium, da Inner Wheel Club Corigliano Rossano Sibari, dall'Umpli Cosenza, dal Circolo Culturale Rossanese Giuseppe Converso. Sono tantissime appunto le associazioni culturali e la rete che crea Antonio D'Amico intorno a questo premio. Main sponsor sono il vecchio Amaro del Capo, Amarelli, BPR Banca, Michele Affidato Orafo, Poste Italiane. Questa sera abbiamo l'annullo speciale, l'avete visto all'ingresso, del premio Ausonia 2018, insomma, quindi un'altra bellissima iniziativa nell'evento. E poi Vini Stragolia, Proraso, Salvatore Garbato, truccatore delle dive, Creden Banca e Francesco Paldino, Wealth Planner. Lo staff, vorrei un applauso per lo staff del Centro Bellestere di Anna Celestino, che ha curato il trucco e parrucco, così come il nostro Salvatore Garbato, il truccatore delle dive. E ancora Pasticceria Primavera, Belle Époque, PF Eventi, Live Music World e Lo Bono Pubblicità, insomma sono tantissimi coloro che collaborano intorno a noi. Ringraziamo soprattutto l'ufficio stampa Leni Montesanto, che poi sarà con noi appunto sul palco, comunicazione e lobbying. Questa sera consegneremo il premio Ausonia Speciale La Portella, il premio Ausonia La Portella La Carriera, il premio Ausonia Emergente 2018, il premio Ausonia Fausto Taverniti, il premio Regia, il premio per l'impegno per il teatro 2018 e il premio Ausonia alla carriera. Ed ora chiamo sul palco il nostro Antonio D'Amico, appunto per i saluti istituzionali, ma anche perché dobbiamo partire con la consegna dei premi, perché ne abbiamo tantissimi questa sera. Una lunga carrellata, benvenuto. Buonasera a tutti, benvenuti nell'area urbana di Rossano, della città di Corigliano Rossano. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio l'istituzione, il subcommissario, la dottoressa Emanuela Greco, che ha la delega per la cultura, gli eventi di spettacolo, lo sport. Quindi grazie per il fattivo contributo, per quello che avete fatto in questi pochi mesi di insediamento, visto che il nostro comune ha pochissimi mesi di vita. E ringrazio anche Sua Eccellenza il prefetto, il commissario prefettizio della città di Corigliano Rossano, il dottor Domenico Bagnato. Velocissimi, perché siamo veramente con un sacco di cose. Allora, grazie Raffaella per essere di nuovo quest'anno qui, grazie a tutti, alle compagnie che siete state fantastiche, e al lavoro che avete portato quest'anno, prodotti di altissima qualità. Quest'anno abbiamo deciso di portare in scena nella nostra terra 6 spettacoli di alto spessore. Grazie di cuore a chi collabora con me ogni giorno, al mio segretario, a Salvatore Viteritti, al mio vicepresidente Alfredo Perciaccante, all'ufficio legale il dottor avvocato Cosimo Longo e al mio presidente regionale Consolato Latella, che ringrazio per la sua presenza qui. E per ultimo, in doppie vesti, il consigliere nazionale della FITA Pepe Minniti. Benvenuto a Rossano, a Corigliano Rossano. Premio Social, una lotta durissima. Vince il premio Social 2018 tramite i canali social i Bachi di Mendicino. Eccoli qua.
Sì. Ecco qua, la nostra Imma Guaracci. Grazie per questo premio a tutti coloro che ci hanno votato, grazie a voi presenti, grazie alla FITA che ci ha permesso di partecipare quest'anno al premio Ausonia. Io volevo, se fosse possibile, dedicare questo premio a una allieva di teatro che, dopo aver digitato il 394esimo like, quel giorno mi ha scritto e mi ha detto: sono il 394esimo like. Purtroppo quella stessa notte ci ha lasciato. Quindi, Maria Antonietta, se ci ascolti da lassù, ti dedichiamo questo premio a nome di tutta la compagnia Ibachi. Grazie di cuore ai Ibachi di Mendicino, premio Social 2018 con Molière, il malato immaginario. In dono il vino del nostro sponsor Stragolia, Proraso, la liquirizia la riceverete fra poco nella parte finale, perché anche la liquirizia Fabbrica Marelli, sponsor ufficiale dell'evento, vi omaggerà con un cadeau, con la scatolina in edizione speciale realizzata anche quest'anno per il premio Ausonia. Grazie a voi. Noi facciamo omaggio a lei, signor Presidente, a cui va una infinita riconoscenza per quanto fa in questa nostra regione per il teatro. Ecco, le consegniamo il segno di omaggio e riconoscenza, come dicevo, la nostra maglietta con l'effigie dei Ibachi e il nostro logo. Grazie. Grazie. Allora, adesso passiamo velocemente al premio gradimento pubblico, perché oltre ai canali social anche il pubblico presente nelle varie serate ha assegnato il suo premio. Chiamo Luigi Lepiane, organizzatore e direttore artistico di Geni Comuni, per la consegna del premio. Grazie. L'amico Luigi, che fa una splendida manifestazione l'8 settembre, Geni Comuni, arrende. Allora, così io finisco e lascio il microfono alla nostra grandissima Raffaella. Premio Gradimento Pubblico, premio Ausonia 2018 va... la compagnia I Filo Drammatici di Napoli. Consegna il premio Lepiane Luigi. Complimenti, ecco qua il premio. Grazie, grazie di cuore, grazie a voi tutti. È fantastico, inaspettato. E niente, davvero sono emozionato. E che dire, sì, è un festival amatoriale, tutto trovi qui che è di fuori compagnia amatoriale, perché diciamo sono davvero preparatissimi. Grazie al pubblico, per me questa è una grandissima vittoria, perché far ridere il pubblico, trascinarlo, portarlo con sé è sempre una grande soddisfazione. Grazie. Grazie a voi per aver partecipato. Prego, Antonio. Prima di finire, un omaggio, il calendario in edizione speciale vintage della Proraso. E vorrei, e poi io grazie lascio mille, perché la serata è molto lunga, vorrei i due rappresentanti della commissione tecnico-scientifica, la dottoressa Margherita Carignola, il professor Sandrino Fullone, qui solamente per un saluto e per ringraziarli per quanto hanno fatto insieme alla dottoressa Misurelli e alla signora Maria Vennari per il grande lavoro svolto in questi due mesi per la, diciamo, assegnazione del premio Ausonia di tutte le sue categorie. Prego, prego, prego. Qui al centro. Mi ero preparata la lezione veramente, però visto i tempi ristretti siamo andati anche al di là, preferisco parlare così direttamente senza la lezioncina scritta che comunque ce l'ho. Allora, il compito della giuria quest'anno è stato facile e difficile.
facile perché gratificante assistere alla qualità delle varie rappresentazioni veramente straordinarie, perché questo ci ha gratificato veramente, non abbiamo avuto difficoltà, insomma, no? E credo che anche per le compagnie partecipanti competere tra bravi, capaci e meritevoli sia già un premio. Dico subito che per la giuria avreste meritato tutti il premio, tutti quanti il premio Ausonia. E l'altra cosa da aggiungere, che ha facilitato anche da parte della giuria anche le decisioni, che comunque sono state sempre in armonia e condivise, è stato il fatto di avere, grazie ad Antonio che è fantastico, il fatto di aver avuto la possibilità di interloquire con i vari protagonisti alla fine di ogni spettacolo. Quello ci ha dato modo di conoscervi meglio e di capire e apprezzare veramente l'impegno e la passione che mettete in un teatro che è amatoriale, sì, amatoriale di nome, ma professionale, ma che sicuramente è impegnativo al massimo. E come, certo, diceva qualcuno, ma non mi ricordo chi, diceva che il teatro amatoriale è ancora più valido perché voi fate doppio lavoro, dal quotidiano vi impegnate nel teatro, per cui veramente è encomiabile. E d'altra parte chi ha assistito, e sono qua tanti presenti che hanno assistito alle varie rappresentazioni, possono confermare quello che sto dicendo, l'alta qualità delle rappresentazioni. Io amo il teatro, noi amiamo il teatro è vita. Per cui un applauso a tutti, tutti vincitori. Bello, bello, benissimo. Noi abbiamo finito. Ah, no, va bene. Momento, il merito comunque della qualità di questo evento che al quarto anno e ogni anno veramente raggiunge vette sempre più alte, lo sappiamo, perché la qualità delle rappresentazioni lo come. Il merito naturalmente è del nostro Antonio D'Amico, presidente encomiabile, che con un rigore, una precisione, una veramente fantastica e sempre col sorriso porta avanti questo evento per migliorarlo sempre di più e portare qui da noi nel nostro territorio calibri veramente forti come quest'anno il nostro Enzo Garinelli, nostro. Ma noi facciamo un applauso al maestro, non volevamo anticiparlo, ma l'ha anticipato. Un'icona del teatro e dello spettacolo. Ha ragione. Va bene. Abbiamo spoilerato, ma era giusto così, assolutamente, non potevamo fare altrimenti. Allora, noi continuiamo. Prego, prego. Beh, sono abituato a parlare al pubblico, ma devo confessarvi che stasera sono fortemente emozionato per due ragioni. Prima perché a pochi metri da me c'è il grande Garinelli, al quale questa città, Rossano Corigliano, ringrazia per la sua presenza. Io ieri sera ho scambiato con lui qualche battuta, poi alla fine consegnerò a Garinelli il gelato di Tagliaferri. Ma non c'è il gelato adesso. Un dopo riconoscimento, diciamo, anche della nostra accoglienza. Il gelato mi sembra. Per quanto riguarda il teatro, io è la seconda volta che partecipo quale componente del comitato scientifico. Rivesto questo incarico con grande modestia perché il teatro l'ho sempre apprezzato, ma vi dico sinceramente che non ho dedicato molto tempo al teatro. Quest'anno qualche commedia me la son persa per altre ragioni. E il teatro è innanzitutto cultura. Quest'anno è stato un successo perché la qualità degli attori, dei protagonisti e delle protagoniste è stata eccellente. E il lavoro fatto nel comitato, forse non so se questo è avvenuto anche nel passato, quest'anno ha trovato all'unanimità un consenso sul giudizio e quindi nessuna partigianeria. Quindi c'è una nuova responsabilità. Bene. Che ricade su Antonio, perché questa esperienza non deve, come dice, esaurirsi.
ma deve essere proiettata nel futuro. Benissimo. Perché la Calabria, il paese, ha bisogno del teatro. Il teatro non è solo capacità di interpretare i fenomeni sociali, ma è soprattutto messaggio di cultura di cui il paese ha bisogno. Grazie, grazie mille. Allora, noi continuiamo a questo punto, va bene? Iniziamo con la consegna dei premi. Siamo al premio Ausonia migliore allestimento scenico. Vediamo la clip e scopriamo le nomination. Scusate, ma no, accendiamo perché è bellissimo questa cosa. Questa consegna nella consegna. Benissimo, ok. Allora, poi la vediamo, certo, vediamo cosa. Non è gelato, eh? Non è gelato. Vediamo la clip. Vince migliore allestimento scenico l'associazione teatrale Il Volo delle Comete di Amantea, provincia di Cosenza, con L'Invisibile che c'è di Antonio Grosso, regia di Giacomo Aversa. A premiare Mimmo Lione, presidente delle Terme Sibarite. Io intanto, c'è qualcuno della, sì, dell'associazione? No, stavate decidendo chi doveva venire. Complimenti. Mimmo Lione, eccolo. Allora, io vorrei leggere la motivazione. Buonasera, benvenuto Presidente. Allora, abbiamo la motivazione per il premio. Premio migliore allestimento scenico viene assegnato al regista Giacomo Aversa per l'apprezzabile allestimento scenico con effetti speciali che hanno segnato i momenti cruciali di una storia significativa per veicolare il valore dell'amicizia, degli affetti e della solidarietà con finale a sorpresa particolarmente intrigante. Grazie. Allora, grazie e grazie a tutti. Io dico poche parole, è stata un'esperienza bellissima, era un premio inaspettato, comunque do il microfono a Giacomo che è il nostro regista, è quello che ha scelto tutta la scenografia. Prego Giacomo. Grazie. Sì, sì, acceso. Grazie a questo premio. C'è. Ringrazio tutti, ringrazio Antonio, ringrazio il premio Ausonio per questo premio. E vorrei dedicare questo premio a una persona che sta normalmente sempre dietro alle nostre quinte, che ci dà una mano. Perché, prendi l'altro microfono, sì, perfetto, vai. Grazie. Adesso sì. Vai. No, ma è proprio con me. Dedico questo premio a Roberta Rositani, che è la nostra suggeritrice, una factotum, è quella che dà una mano a tutta la compagnia. Bene. Per portare avanti lo spettacolo. Grazie. Bravi, in bocca al lupo. Grazie Presidente per aver partecipato. Grazie. Allora, microfono. Allora, noi siamo alla prossima sezione, che riguarda invece attore giovane emergente. Vediamo un po' dalla clip la nomination. Giovane emergente, premio Ausonia, e Salvatore Alfano nel ruolo di Giuseppe in L'Invisibile che c'è di Antonio Grosso, regia di Giacomo Aversa, associazione teatrale Il Volo delle Comete di Amantea. Vieni, lo consegno io questo premio. Perfetto Antonio, il nostro direttore artistico, complimenti. Allora, con immenso piacere. Grazie. Bravo, sono contento di consegnartelo io questo premio. Grazie. Complimenti. Vai. Sì. Grazie mille a tutti.
Vabbè, ma i ringraziamenti... Ma si vede che è un giovane emergente, perché vedi, questo è un premio per il futuro. Appena, sì, è emerso, così ti prepari anche per i prossimi premi, un discorso. Sì, certo. No, volevo ringraziare Antonio, te, volevo ringraziare tutta la FITA, Rossano, Corigliano, tutti quanti, voi per essere sempre presenti e cerchiamo di portare su il nome della Calabria e lo portiamo su, infatti io vado su a Milano a va bene. Portarlo su in Calabria, sì, in Accademia, in Accademia, là. In bocca al lupo, e... vedi che dal teatro amatoriale poi si parte sempre così, sempre e poi si diventa bravi attori professionisti. Grazie. In bocca al lupo. Grazie mille, grazie a tutti. Spero che ti porti fortuna questo premio. Sì, grazie. Allora, Stragolia e Proraso. E grazie ancora. Bene. Vai, sei strapieno, guarda, ti abbiamo riempito. Antonio, no, rimani con noi perché c'è un altro... Prego, ce la fai? Sì, sì. Allora, siamo invece al premio Ausonia Giovani Emergenti. Eh sì, siamo al premio Ausonia Giovani. È con immenso piacere e soddisfazione quest'anno consegnarlo ad un astro nascente della Calabria. Lui nasce con la musica, adesso è prestato al teatro. Lo chiamiamo? Signore e signori, Federico Veltri. Abbiamo la clip, dietro. Scopriamo, che, scopriamo. No, è una clip che comunque racconta, porta un il po'. Suo nome, averlo qua dietro. Signore e signori, Federico Veltri, premio Ausonia 2018, prego, prego, Giovani Emergenti. Allora, noi chiamiamo la nostra Maria Elena Cribari delle Poste Italiane, perché dicevamo, no, abbiamo questo, questo impegno anche con le Poste Italiane, è vero? Allora, intanto, così consegna il premio, è arrivata l'annullo filatelico per il premio Ausonia quest'anno, una cosa bellissima. Questo è il premio al nostro Federico. Grazie, grazie mille cara, grazie. In bocca al lupo per tutto, veramente. In bocca al lupo perché è veramente un astro emergente e sono fiera di consegnarlo io questo premio perché ci lega oltre l'amicizia anche la musica. Sì, complimenti. Grazie. Prego. Grazie. Adesso io posso andare via? Sì, puoi andare via, però noi... Io quest'anno mi ero ripromesso di non salire qua sopra, quindi non mi fai salire. Salire sul palco, ma non dire sciocchezze. Allora, Federico, diciamo attore emergente, tu nasci dalla musica. Sì. Io vorrei però sapere cosa stai facendo in questo momento. Allora, io ho avuto l'onore di essere attore, ma nasco soprattutto come cantante lirico. Ho avuto l'onore di essere diretto in Francesco De Paolo e non solo, anche in altri spettacoli dal maestro Marco Simeoli. Che abbiamo l'onore di avere qui, insomma, regista di questa bellissima opera che ha portato la Calabria in tutta Italia, sì, con il racconto di San Francesco. Invece attualmente sono al Teatro Reggio di Parma, nell'allestimento del Festival Verdi, che c'è ogni anno, e in più prossimamente avrò degli spettacoli a Modena accompagnato da Stefano Bollani e poi a fine settembre sempre sarò tra i cantanti che parteciperanno a Opera on Ice, che è lo spettacolo, diciamo, di pattinaggio che c'è a Natale su tutte le televisioni. Beh, insomma, bellissimi impegni, importantissimi sì, impegni, giovanissimo, insomma, cantante, poi... si sa, chi è un artista e lavora nell'opera, nella lirica, in realtà non è solo cantante ma è soprattutto interprete. Credo che sia questa l'importanza, no? In questo tipo di settore bisogna essere eclettici, no? Ci viene chiesto ormai di tutto, quindi sapersi muovere, saper cantare, che quello, diciamo, è il minimo, il minimo indispensabile. E poi la cosa più importante adesso è anche avere un bell'aspetto per quello che si deve mantenere. Ormai i cantanti di una volta, anche nella lirica, che certo, erano, diciamo, enormi, non esistono più, e quindi anche in quello ci tengono a stecchetto. È importante, cioè veramente vivere per quello. Poi nelle regie basta. Liriche si chiede molto l'interpretazione. Ora, sì, ora ancora di più, ma anche di correre. Una volta questa cosa non esisteva. I movimenti scenici sono molto più articolati. Ma è meglio, ecco, perché
come diceva il ragazzo prima, il teatro deve entrare in tutte le discipline. Nella lirica c'era, secondo me, un po' meno fino c'era a, un po' di staticità, ora invece un po' di si anni è fa dinamici. Adesso invece, diciamo, la regia ha preso più piede ed è giusto che sia così. Beh, questo ti fa onore, perché i giovani devono portare avanti appunto un nuovo modo di fare è la giusto, lirica, vero? Ecco, che è una grandissima arte. Noi ti lasciamo il palco, perché so che c'è un assolo che ci regalerai. Sì, ho deciso di portare un brano che poteva legare me e Marco questa sera. Il trait d'union tra noi due è il compositore Francesco Perri. Ma assolutamente, che salutiamo, che è un grandissimo amico, artista calabrese. Che è come un fratello per me. Ho portato un brano non da Francesco De Paola all'opera, ma un brano che si chiama Dream, che è basato sull'immigrazione dei nostri nonni di una volta. E secondo me è un tema molto attuale, anche attualità, per quello che sta succedendo adesso. Assolutamente. Cercando di non pensare sempre in negativo, ma pensare che beh, da quella parte Calabria, ci siamo stati anche noi. La Calabria è terra di volta accoglienza, quindi lo raccontiamo anche in questo brano. Vero. Prego. Grazie. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie. Federico Veltri. Un saluto a Francesco, spero gli arrivi.
Grazie. Grazie mille per averci regalato questo momento, grazie. Allora, siamo a questo punto, un'altra sezione del premio. Siamo al miglior adattamento del testo. Vediamo la clip. Allora, miglior adattamento del testo, vediamo le nomination. Il malato immaginario di Molière, Imma Qureshi. Una mano dal cielo di Luca Silvestri. Renzo e Lucia, matrimonio in agonia, di Giuseppe Minniti. Allora, miglior adattamento del testo lo vince Il malato immaginario di Molière, regia di Imma Qureshi, gruppo teatrale Ibachi, associazione Juovi Santu. A consegnare il premio, Francesco Paldino della Credem Banca Winner Planner. Allora, ecco qua, arriva Francesco Paldino e naturalmente arriva anche il premio per la nostra Imma. Ecco qui, prego. Complimenti. Grazie ancora. Allora, andiamo avanti. Scopriamo invece in questa clip il miglior adattamento scenico. Allora, miglior adattamento scenico, Il malato immaginario di Molière, regia di Imma Qureshi. Una mano dal cielo, regia di Luca Silvestri. Renzo e Lucia, matrimonio in agonia, regia di Giuseppe Minniti. Allora, miglior adattamento scenico vince Renzo e Lucia, matrimonio in agonia, testo di Santi Consoli, regia di Giuseppe Minniti, piccola compagnia del teatro di Pellaro, a Reggio Calabria. A consegnarlo Franco Saraceno, no, anzi, Alfredo Salvatore, ah no, scusi, Alfredo Perceccante, Salvatore Viteritti, ci sono, vicepresidente e segretario della FITA Cosenza. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Ecco qua. Sì, adesso passiamo il microfono. Prego. Ah, devo... Un commento. No, diciamo che è veramente una grossa sorpresa, anche perché io non pensavo di aver fatto questo. Cioè, per lo spettacolo che abbiamo preparato l'abbiamo fatto per scherzare, per giocare. Eh beh, a volte invece, però vengono bene, anche quando si poi scherza. Ci vero. Possono anche essere questi risultati, quindi diciamo un risultato inatteso, insperato, ma comunque arrivato, e quindi grazie a chi... E ci ha dato intanto la possibilità di partecipare e poi a chi ci ha dato la possibilità appunto di essere qui e ricevere questo premio. Complimenti ancora. Grazie. Allora, io volevo, Alfredo Perceccante, vicepresidente, un commento appunto per insomma questo bel evento che è arrivato alla quarta edizione. Da commentare penso che ci sia poco, perché i commenti vanno fatti alla fine. E non credo che non possano che essere positivi. Lavoro e impegno ce n'è stato. Grazie al coordinamento di Antonio siamo andati avanti e speriamo negli anni successivi di poter presentare sempre qualcosa di migliore, di più accettabile, qualcosa che veramente porti questo premio, già lo è, a livello, sono immodesto, direi internazionale. Ma speriamo a questo punto. Dal nazionale, respiro internazionale. Voleva dire solo un'altra cosa. Solo una cosa e passo a sì. Salvatore. Pepe, perdonami, io ti chiamo Pepe, è sempre modesto. È sempre modesto perché vuole non riconoscere quelli che sono i suoi meriti. Basta così. Allora, il nostro segretario. No, io mi limito solo a quattro parole. Un ringraziamento ad Antonio e anche ad Alfredo, perché è stato un lavoro veramente importante in questi mesi che abbiamo fatto. Ci sono stati dei momenti anche bui, ma con la forza e la volontà si riesce sempre a risolvere tutto.
Nel teatro grazie. Succede questo, poi magicamente sempre. Si rimette tutto a posto, sì. Vero? Succede così. Sì. Quindi noi saremo qui anche il prossimo anno per la quinta edizione e cercheremo di fare ancora meglio. Bene, questo è il ottimo nostro spirito, grazie. Giusto che sia così. Grazie, grazie mille a tutti. Allora, noi continuiamo le nostre sezioni, siamo alla migliore regia, vediamo la clip e le nostre nomination. Allora, nomination Giuseppe Miggiano, La Calandra, e poi Giacomo Aversa, Il volo delle comete, L'invisibile che c'è, e poi Aldo L'Imperio, La cricca e Le ultime lune. Allora, vince migliore regia Aldo L'Imperio, Associazione Culturale Teatrale La Cricca, Taranto, Le ultime lune di Fulvio Bordon, regia di Aldo L'Imperio. E chiamo Franco Saraceno della Proraso, direttore commerciale della Proraso, per consegnare il premio. Buonasera. Allora, ci siamo, sì, ecco. Io vorrei leggere la motivazione. Il premio migliore regia viene assegnato ad Aldo L'Imperio per la rappresentazione di un tema non facile, portato in scena con leggerezza e pathos, insieme in cui anche gli oggetti, grazie ad una sapiente azione registica, hanno assunto significato. Ottima l'intuizione di dare vita e corpo alla figura della protagonista per un'azione flashback particolarmente efficace. Bene, questo è il premio migliore regia. Grazie mille. Allora, a questo punto io vorrei qui con me Lenin, perché è il momento di consegnare un premio invece giornalistico, sì. Vero? Il premio io. Ausonia 2018, Fausto Taverniti, vorrei un applauso per il grande Fausto Taverniti, un grande giornalista, direttore Rai, amico di questo premio da sempre. Questo premio per la comunicazione culturale Lenin, tu hai seguito, hai curato l'ufficio stampa di questo premio e insomma l'hai seguito un po' in tutto il corso appunto del cartellone. Ora noi chiamiamo un'amica per la Calabria, una giornalista che segue e racconta la Calabria con un occhio obiettivo e soprattutto con uno sguardo anche positivo su questo territorio che sta crescendo, ed è la nostra Donata Marrazzo del Sole 24 Ore. Io sono molto felice che sia qui perché è una grande amica ed è una grande professionista. Buonasera. Allora, io lascio al salotto te, Lenin, per questa intervista alla nostra Donata, così ci racconta un po'. Hai visto? Sto facendo proprio riflettori. Prego, prego, vi lascio. Pronto? Sì, tu sì, ce lo scambiamo. Forse sì. Troppo distante però, che dici? Beh, adesso sì. Va bene. Sei emozionata? No. Un po'. Sì. Io vengo dalla carta stampata, è vero. Sono abituata ai riflettori. È vero, ma intanto parliamo di comunicazione culturale. Raffaella ha introdotto qualcosa sulla comunicazione positiva, sulla ricerca, sulla preferenza, mettiamo così, delle notizie positive, delle good news. Qual è la difficoltà che c'è, soprattutto in un giornalista di carta stampata, che ha da una parte il dovere di informare, c'è il diritto di cronaca, che ovviamente tocca più settori, poi vediamo che forse tocca spesso sempre tanti settori, e dall'altra parte anche la voglia di comunicare, l'ansia, l'esigenza di comunicare tante positività che spesso sono latenti e che hanno bisogno di una penna, dell'inchiostro, della tastiera oggi, di un giornalista più attento. Qual è il limite, qual è la difficoltà che tu incontri? Certo, beh, intanto dobbiamo sgombrare il campo da un equivoco, cioè che le good news non sono mistificazioni della realtà. Quando parliamo di good news in realtà ci riferiamo a un processo molto complesso e anche tecnico per noi del mondo dell'informazione, che si rifà a un nuovo movimento, a una scuola di pensiero, se vogliamo, che è partita dal nord Europa qualche anno fa, ha attraversato l'Inghilterra, la Francia, è arrivata anche a Roma, e chiede a noi operatori dell'informazione di non indugiare sugli elementi più deteriori e negativi della notizia,
ma di far emergere quelli positivi, perché in genere l'elemento positivo è quello che poi spinge verso la soluzione dei problemi. Questo si chiama constructive journalism. Lo possiamo sicuramente condividere e dobbiamo cercare di capire anche perché c'è una certa difficoltà, no? E intanto ti voglio chiedere, ma si dice anche nei tuoi ambienti, perché spesso ci sono sicuramente dei colleghi tuoi e nostri, insomma, io sono sia giornalista che comunicatore, che però hanno la con frequenza sottolineano, o meglio dicono di aver sentito dalle redazioni centrali, ecco, un invito alla preferenza per la nera, per la cronaca nera, eccetera, perché, uso questo verbo, tirerebbe di più, fa vendere di più, la stessa cronaca giudiziaria, e quindi c'è una tendenza, un'inclinazione a lasciare da parte, ecco, quel tipo di giornalismo che poi diventa costruttivo e che spinge alla soluzione dei problemi. Ma è vero che la cronaca nera tira di più, e dico anche in termini di vendite, che si dice al Sole 24 Ore? Allora, intanto, il Sole 24 Ore non è propriamente un giornale che segue la cronaca nera, la cronaca giudiziaria magari sì. Sicuramente la cronaca nera solletica, diciamo, certe curiosità di alcuni lettori, no? Di alcuni lettori. Sicuramente alcune parole chiave nei titoli generano like. E detto questo, però, la cronaca giudiziaria e la cronaca nera sono indispensabili. Detto questo, documentare il lavoro delle procure, il lavoro della magistratura è fondamentale per capire i fenomeni criminali e quello che non lo sono. Limitare la narrazione della Calabria, però, solo a questo è un'azione veramente, veramente penalizzante. Io ringrazio anche il Quotidiano del Sud e la Gazzetta del Sud che questa mattina, ecco, contravvenendo un po' a quella che poteva essere un percorso prevedibile, hanno dedicato due ampie pagine all'intervista fatta nei giorni scorsi al maestro Garinei, quindi era piena zeppa di good news, se certo. Vogliamo. Ecco, quindi è stato così. Del resto ci troviamo, tu facevi introdotto la Calabria, ti chiedo subito questo, da questo punto di vista, cioè quello delle good news, è una regione che rispetto alle altre, io mi occupo di questo che la studio da un po' di tempo, parlo dei marcatori identitari distintivi, quelli che poi producono attrazione, attrattività turistica, producono curiosità in pubblici diversi, in settori diversi, e producono good news. È una regione che ne ha tante, quindi da questo punto di vista probabilmente il lavoro del ricercatore delle good news dovrebbe essere anche facilitato. C'è un cortocircuito, perché tu dicevi non dovrebbe essere dipinta così, ma ti riferisci o ti riferivi a chi la dipinge dall'esterno o no. Agli stessi giornalisti calabresi? Io credo che sia un problema di osservazione e di ascolto. Credo che bisogna porsi nei riguardi di questo territorio e della sua gente, e questo vale per la Calabria, ma vale sempre per il nostro mestiere, in una posizione di ascolto e di osservazione. Non c'è altra ricetta. Grazie. Ti faccio l'ultima domanda, così siamo anche brevi ed efficaci. Dall'inizio siamo partiti con comunicazione culturale, giornalismo culturale. Ci spostiamo un po' dalla Calabria al paese in generale. Ne abbiamo discusso anche col maestro parlando di teatro. E non ce lo dobbiamo nascondere, un paese che in termini di investimento culturale sul teatro, ma sulla cultura in generale, è sicuramente uno di quelli che sta nel fondo delle classifiche dei paesi europei. Ecco, da questo punto di vista come ci si sente, come tu ti definisci comunque una giornalista culturale, come ci si sente in un sistema, in una cornice in cui non si è molto accompagnati, no, in generale se vogliamo dalle istituzioni pubbliche, ma in generale nel quadro generale, c'è un po' di assenza? La posizione del giornalista è diversa dalla posizione del comunicatore. Intanto forse ci dobbiamo intendere su quello che è il giornalismo culturale.
e cioè se è soltanto quello che si occupa di artisti, di arte, di talenti, o se è quello che si occupa anche di consuetudini, di valori, di costumi, di territori quindi e di persone. Io penso che oggi sia tutte e due le cose insieme, non è più un giornalismo d'élite. Anche il linguaggio dell'informazione, i nuovi linguaggi dell'informazione hanno, come dire, ampliato la sua portata. E tornando alla Calabria, la Calabria in un certo senso è una portatrice sana di culture, quindi attraverso l'informazione culturale si possono veicolare tanti messaggi e questo è quello che intendo fare, insomma, con la mia attività. Deduco da quello che... sì, sono i lettori che inducono certe notizie oppure, ecco, ho visto nella tua riflessione anche un po' di pedagogia, no? C'è, diciamo, c'è una certa educazione al lettore. Si sente? No, certa educazione al lettore. È il lettore che esige determinate notizie o che siano sempre quelle, oppure, ecco, da parte del giornalista, io sentivo nelle tue parole un po' una missione, ecco. Sì, sì, di... sicuramente c'è una missione, ma oggi è necessario che il giornalista sviluppi un senso di responsabilità altissimo oggi e che la sua professionalità sia altissima e sia quando intende dare, perché c'è questa possibilità, sia quando intende dare al lettore quello che il lettore vuole, ovviamente dopo averlo confermato, verificato, comprovato, sia quando intende dare nuove visioni. È un problema di misura e di responsabilità. Posso aggiungere professionalità? Non si sente questo microfono. Why? Faccio un cambio. Sì. Io posso aggiungere alla parola professionalità anche formazione, visto che col maestro ne abbiamo parlato l'altro giorno per il teatro. È il primo step. Va bene. Grazie. Grazie. Sì. Lenin, consegniamo il premio allora alla nostra arriva. Donata Marrazzo, sarà Anna Celestino, compagna di Fausto Taverniti, a consegnare il premio, premio Ausonia Fausto Taverniti. Ecco qui, alla nostra Donata Marrazzo, grazie. Giornalista del Sole 24 Ore. Grazie. Vorrei ringraziare, sì, l'ho passato il microfono per Anna, scusatemi. Eccolo qua il microfono, insomma, perché questo è un premio a cui noi teniamo tanto, il sì, ricordo grazie, di Fausto. Grazie, buonasera a tutti, per me è sempre un'emozione consegnare questo premio, perché insomma, da quando non c'è più lo ricordiamo, grazie. Grazie alla nostra Anna Celestino, amica del premio, ci cura l'immagine come ogni anno, ma cura l'immagine anche di tantissime manifestazioni, Miss Italia, Miss Mondo, Sanremo, insomma sei stata un po' dappertutto. Ne metta, infatti. Grazie mille, grazie ancora Donata, complimenti. Ecco qua, allora. Allora, noi continuiamo con le nostre nomination, siamo appunto alla sezione miglior attore e caratterista. Scopriamo da questa clip che sono le nomination. Allora, miglior attore e caratterista, Giuseppe Miraglia, Marco in L'invisibile che c'è, Luigi Di Salvatore, Emilio in Una mano dal cielo, e Mike Gaudio, Tommaso Cagherai in Il malato immaginario di Molière. Allora, scopriamo chi è il miglior attore caratterista, Giuseppe Miraglia nel ruolo di Marco in L'invisibile che c'è, di Antonio Grosso, regia di Giacomo Aversa, premia Cosimo Longo, ufficio legale Fita Cosenza. Ci siamo? Intanto portiamo il premio. Allora, io ti leggo la motivazione. Miglior attore caratterista viene assegnato a Giuseppe Miraglia per la sua presenza, seppure secondaria, che ha contribuito ad alleggerire il tono serioso della rappresentazione con una sapiente goffaggine, giocando un ruolo di supporto ad un testo impegnativo. Complimenti, prego. Grazie mille, grazie. Allora, siamo invece alla migliore attrice caratterista. Scopriamo dalla clip le nomination.
migliore attrice caratterista, Angela Jelo in La Perpetua, in Renzo Lucia, Matrimonio in Agonia, Annalisa Minniti in Agnese, in Renzo e Lucia, Matrimonio in Agonia, Anna Maria Vittozzi in Olga, in Una Mano dal Cielo. Allora, migliore attrice caratterista è Anna Maria Vittozzi nel ruolo di Olga in Una Mano dal Cielo, regia di Luca Silvestri, Compagnia Teatrale Filodrammatici di Napoli. A consegnare il premio Federico Smurra, segretario Umpli Cosenza. C'è la nostra Anna Maria? Sta arrivando. Ecco qua, allora. Buonasera, benvenuta. Benvenuta, emozionata. Allora, le posso leggere la sua motivazione? Migliore attrice caratterista viene assegnata ad Anna Maria Vittozzi per l'intrigante e spassosa recitazione nella sua interpretazione sia verbale che mimica e perfettamente a suo agio nel personaggio che tiene la scena con disinvolta padronanza favorendo il ritmo incalzante della rappresentazione. Complimenti! Complimenti ancora, grazie, grazie mille. Allora, aiutate la signora. Lenin, io ti richiamo qui sul palco perché c'è un altro premio e tu devi fare un altro salotto. E facciamolo, dai. Questa sera ci aiuti. Noi siamo al premio Ausonia alla carriera. Lo abbiamo già citato prima, l'abbiamo spoilerato, non potevamo che fare così. Era inevitabile perché noi abbiamo un maestro del teatro italiano. Siamo felicissimi di averlo qui. Io sono emozionatissima perché mi occupo di teatro, insomma, avere il maestro... Un monumento. Vero, Enzo Garinei, non potevamo che insomma averlo qui sul palco per un'intervista, ma soprattutto per il premio alla carriera. Buonasera e benvenuto. 70 anni di carriera, il teatro italiano, siamo felicissimi di averlo qui. Grazie, grazie, grazie. Lo avviciniamo. Allora, io vi lascio alla chiacchierata. Sì, sì, sì. Salutare la caratterista, gli avrei stretto la mano. Glielo faccio da qui. Ricordando una cosa tanto importante. L'importanza del caratterista, della caratterista in questo caso, nel teatro, nel cinema, nel mondo artistico. Molto spesso i caratteristi vengono considerati meno dei grandi attori. Sono un po' come nel gioco del calcio i portatori di fatica, di acqua, i ciclisti che corrono per il grande atleta e gli portano veramente le borracce dell'acqua. Ma sono importantissimi. Il cinema non potrebbe esistere senza i caratteristi. Il teatro non potrebbe esistere senza i caratteristi. Un complimento alla caratterista. Grazie maestro, no, prego si accomodi, lo lascio a Lenny Montesanto per l'intervista. Maestro Garinetti. Grazie. Beh, allora in questi giorni l'abbiamo vista... In questi giorni lavoro. Esatto, in questi giorni, ecco. Sto lavorando a forza di Scalini. Sì, Scalini e Rossano... Questa meravigliosa Calabria che amo sempre di più. E non è vero che è indietro alle altre regioni. Innanzitutto ha una forza interna che non ha paragoni. È fortissima, straordinaria. E poi ha un'accoglienza diretta, forse agli inizi è un po' sorniona, vuol capire chi è quello, chi è quell'altro, che cosa vogliono, che cosa fanno, che cosa vorrebbero fare. Poi però si aprono e sono come uno di famiglia. Che bella cosa.
del resto in questi giorni stavo dicendo, passeggiando tra il centro storico e il lungomare, sì. Ha avuto modo di incontrare gente che l'ha riconosciuta, si è fermata. Sì, sì, sì. Insomma, è stato veramente in tutti i momenti. Sono uno di loro, una grande, e loro sono uno di me. Vitalità, tanta vitalità. Sì, certo. Parola che è emersa anche nella chiacchierata che ci siamo fatti lì al comune. Il vero segreto è mantenere questa vitalità. Sì, finché c'è la vitalità, la condivido molto volentieri con tutti. Ieri, lei lo sa, anzi tu lo sai perché sei un amico, tu lo sai quando dico che mi piace abbracciare le persone. Ho aggiunto in questi ultimi tempi, forse invecchiando, non so perché, di dare una carezza sul viso. È proprio un sentimento che lo sento. E questo è un merito anche dell'età. Quando si cominciano a superare i 90, ci si avviciniamo. Ci avviciniamo al traguardo finale, sapendo che qualcosa succederà, ognuno di noi sarà qualche cosa. Non credo che ci si annulli completamente, non credo. Abbiamo chiuso quell'intervista al Comune con quella citazione di Pasolini, no? Niente muore mai nella vita, ma a questo punto certamente. Niente muore mai, certamente. Togliamo pure nella vita, così la chiosa riesce a racchiudere tutto. L'importante è condividere con tutti. A proposito di condivisioni, tra le cose viste in questi giorni, gli incontri e le carezze, sicuramente un posto ha avuto nella sua immaginazione. Una cosa che ha visto, un monumento, il Codex. Il Codex Purpureus Rossanensis, visto al museo. Siamo stati al museo, al Codice. Ah sì, bellissimo. Bellissima. E stasera, prima di venire qui, non mi potevo perdere quella straordinaria Madonna che è di un valore immenso. Non riesco a capire che non ci siano dei pellegrinaggi dall'Italia, dall'estero. Ma voi avete un tesoro straordinario. Sono rimasto un quarto d'ora, poi ho chiesto posso montare sullo scalino, perché mi sembrava un'offesa, perché era... Lui mi ha detto certamente, mi ha accompagnato con lui che è un po' il padrone lì, un sacerdote molto simpatico, anche pacioccone. E me la sono guardata, c'era con me Marco, sono contento, abbiamo fatto delle domande, sono un curioso, voi sapete che la curiosità è una cosa straordinaria perché allunga la vita, siate curiosi, non nel senso cattivo della parola, ma siate curiosi, se non vi ricordate una parola e non sapete il valore di quella parola, datevi da fare, prendete tutte le enciclopedie possibili, ma se no non si esce da casa se non sai esattamente il valore di quella parola. E allora, dopo l'elogio alla formazione, l'elogio alla curiosità. Abbiamo riportato l'elogio alla curiosità, alla curiosità, alla scoperta, a non fermarsi. Ma voglio ritornare sul teatro, perché noi dobbiamo comunque, è questa una manifestazione che è dedicata, certo, al teatro. Certo. E anche deve fungere da stimolo. Poco fa io ho apprezzato molto l'intervento, il contributo di Sandrino Fullone quando parlava di responsabilità, perché sicuramente tra i valori di questa iniziativa vi è anche un valore di responsabilità sociale, perché in questo momento parlare di teatro, l'abbiamo detto, non è fare teatro, parlare di teatro, i festival del teatro sono rari, quindi dietro questo premio, dietro questa iniziativa, dietro Quadrato in Scena, dietro la forza e l'impegno di Antonio D'Amico, c'è anche una forte responsabilità sociale verso il territorio nel quale questa iniziativa si colloca e si esplica.
Ma tu sai come la penso, anche ieri l'ho detto, c'erano più o meno gli stessi persone di oggi, più altre. Il teatro è necessario, assolutamente, perché principalmente è cultura, cultura, perché c'è dei gente che ha scritto delle cose meravigliose, capito? E poi avvicina il pubblico, avvicina in maniera, fa vivere quelle 200, 500, 1000 persone che vengono a teatro, convivono con gli attori, perché il cinema è bellissimo, ne ho fatto tanto, figuriamoci, però è un'altra cosa, non c'è quel momento in cui si vive, si sta insieme, ci emozioniamo noi, si emoziona il pubblico, diventiamo cattivi noi, in quel momento il pubblico ci dà ragione oppure ci va contro. È una vitalità immediata. E torniamo a casa pieni e ne parliamo. È bello vedere giovani che sono stati premiati, che ancora credono che potrebbero essere, che potrebbe essere per loro la carriera, ma anche se non fosse la carriera, quello che succede nelle scuole, no, di teatro, non tutti diventeranno attori. Mio fratello Pietro, quando veniva ai saggi della mia scuola, grazie per Pietro, grazie per Sandro Giovannini, grazie per tanti colleghi e amici. Pensate che meravigliosa compagnia, tutti i ragazzi, tutti i colleghi, amici che ci hanno lasciato, registi, che studi cinematografici stupendi sono su al Paradiso, perché vanno in Paradiso molti, perché il teatro va in Paradiso, il cinema importante va in Paradiso. Pensa che meraviglia di compagnie saranno, ecco. E quindi volevo dire, fa piacere vedere tutti. Pietro diceva, ma di scuole di teatro quante ce ne sono? Tot, va bene. Di grandi accademie di teatro a Milano, a Torino, a Venezia, forse anche a Napoli, tante. Ma quanti usciranno ogni anno? 3.000, 4.000? Ma dove andranno? Dove troveranno posto da lavorare? Allora io gli rispondevo, Pietro, non è necessario che ti diventi tutti primi attori, secondi attori, terzi attori, caratteristi, no, ma possono sempre entrare nel mondo del teatro, perché? Ai suggeritori, cioè, un tempo c'era una categoria meravigliosa che si chiamavano suggeritori e che erano scritturati, bravissimi, i grandi attori di un'epoca che avevano poca memoria oppure dovevano cambiare in un'intera stagione anche 7, 8, 10 commedie, la memoria, a proposito, ne parlavamo l'altro giorno della memoria, ieri nella memoria, quanto sia difficile, che esercizio bisogna fare per imparare a memoria centinaia, migliaia di battute. Ecco, per esempio, o il direttore di scena, quanto sono importanti i direttori di scena. Puoi diventare costumista, puoi diventare scenografo, insomma, amministratore di compagnia, segretario di compagnia. Ecco, quindi amiamo il teatro, amatelo tutti, e poi se non siete primi attori o secondi attori, pazienza, lo porterete nel cuore. Ecco. Ecco, un altro messaggio che non può non essere legato al teatro, che è questo qui, anche quello della competizione, certo, ma non della competizione fine a se stessa, che c'è probabilmente in altri settori. La competizione qualche volta serve. Come no? Ma ha recitato la televisione. Serve, a crescere. Dicevo, ha recitato la televisione, quindi non sono io che la riporto sul palcoscenico nell'intervista, ritorna sempre nelle sue risposte il parallelismo con la televisione e mi viene ovviamente spontaneo fare riferimento tra gli altri a ancora una volta a Pasolini quando parlava della televisione. Io ho in mente una intervista inedita, tra l'altro, di Pasolini del maggio del 71, sì. Inedita per ragioni familiari, perché la ho con me, perché un'intervista che fece mio padre a Pasolini e la tengo ancora con me.
quando parlava dei nuovi ragazzi di vita. Lui faceva la differenza tra i ragazzi di vita che aveva conosciuto lui, in cui c'era una violenza, che era una violenza istintiva, con i nuovi ragazzi di vita, quelli delle borgate, avvicinatesi alla città e quindi alla televisione, in cui subentrava la crudeltà. Allora, c'ho in mente questo passaggio dell'intervista. Crudeltà è anche un allontanamento. Lui l'ha conosciuta anche la crudeltà. La crudeltà. È un allontanamento anche da ideologico. Un'indagine Istat di qualche anno fa dice che l'80% degli italiani dichiara candidamente di non essere mai stato una volta in teatro per quell'anno, e allo stesso tempo nella stessa indagine emerge un imbarbarimento televisivo degli italiani. Allora ritorno a Pasolini, che diceva quanto l'imbarbarimento prodotto dalla televisione e dalla immedesimazione dei nuovi ragazzi di vita senza una loro autonomia ideologica derivava appunto dalla televisione, e parliamo del 71. Lei la recita sempre come con un certo parallelismo la televisione. Poco fa ha detto il cinema è importante, va in paradiso, perché non tutto il cinema va in paradiso. Allora io vorrei capire che c'è in mente quando parla di cinema, di televisione, pensando al teatro che ha fatto lei, che ha conosciuto lei e che lei ha condiviso con l'Italia, con gli italiani. La televisione in partenza ci ha fatto tanto male a noi teatranti, però poi abbiamo anche pensato che poteva essere un aiuto, farci diventare certi attori di teatro ancora più importanti, tanto da spingere chi non va mai a teatro, vedendoli in televisione, dice che bello, andiamo a teatro così li vedo dal vivo, perché in televisione è virtuale tutto. Ecco. Poi però ci ha fatto tanto male, perché quando si è un po' pigri di uscire, che piove, trovare posto alla macchina in teatro, il posteggio, fa caldo, non c'è il refrigerio. L'italiano è pigro, l'italiano è difficile qualche volta. Oltretutto il teatro costa, il cinema costa un po' meno, ecco perché. Poi il cinema a un certo momento se ti stufi, pigli e te ne vai, magari non vedi neanche la fine. A teatro è brutto, devi arrivare, perché se poi vai a teatro e vieni preso da quello che succede, stai fino alla fine e vorresti che addirittura durasse ancora di più. Quindi lo scontro, io penso che la televisione possa essere molto utile se, come fa per il cinema, con gli spot pubblicitari, con il lancio, l'intervista in continuazione. Oggi per il teatro la televisione fa un po' pochissimo, direi quasi niente. Qualche volta c'è una trasmissione di Marzullo la sera, ma poi si divide fra pittura, cinema, letteratura, varie. Per cui noi siamo veramente gli ultimi e ne soffro, perché principalmente io, quando mi dicono lei ha fatto cinema, sì, ma io sono un attore di teatro, il palcoscenico è casa mia, il cinema può essere anche casa mia, ma non è un palcoscenico. Non è il legno, io lo chiamo il legnaccio. Ai ragazzi della mia scuola, come posso, anche dopo 10 giorni, 15 giorni di lezione, li voglio in palcoscenico. Qui si impara, qui sopra si impara. Enzo Garinei. Raffaella, ci sei? Aggiungo anche una cosa: non si può fare gli attori senza la cultura. Io voglio nella mia scuola che siano colti, siano curiosi, come dicevo prima, leggano il più possibile, leggano a voce alta ancora meglio. Lo dicevo ieri, non mi stancherò mai di ripeterlo.
Grazie maestro. Grazie. Il premio alla carriera, premio Sonia alla carriera al maestro Enzo Garinei, Antonio D'Amico e Adele Vilardi lo consegnano loro al nostro maestro. Che piacere. Grazie. Grazie per questa lezione di teatro. Enzo Garinei, premio Ausonia 2018 alla carriera. Che coppia! Per me è un sogno perché il maestro... Coppia. Invidiatela tutti. È un grande. Grazie. Se me la ricordo, ti voglio regalare una piccola poesia. Tengo io. Viviamo in un momento difficile, ne succedono di tutti i colori, si perdono tante vite, qualche volta ci sentiamo sempre più soli, poi però la famiglia ci aiuta, la moglie, il figlio, la figlia, la nipote, la nipotina, gli amici. Allarghiamo la cerchia degli amici, non siamo solamente in 4, in 5, in 10, siamo in 50, in 100, tutti sono amici. Questa notte ho fatto un sogno. Ogni volta che la dico, parto in quarta. Poi dicono che gli uomini non piangono, piangono, fanno anche piangere, ma quelli non contano. Bravo. Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ogni giorno della mia vita, proiettato come in un film, apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del mio Signore. Così sono andato avanti finché tutti i giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era solo un'orma strana. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura, di maggior dolore. Ho domandato allora, Signore, tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita, io ho accettato di viverla con te. Ma perché? Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori della mia vita? E il Signore mi ha risposto, figlio mio, io ti amo. E ti dissi che sarei stato con te durante tutta la camminata e che non ti avrei mai lasciato solo neppure per un momento. Non ti ho lasciato solo. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui io ti ho portato in braccio. Grazie maestro. Grazie. Premio Ausonia 2018 alla carriera, al padre, alla storia italiana del musical, del teatro, della televisione, del cinema, Enzo Garinei. Onorato a 42 anni a consegnare questo premio così importante a colui che ha fatto la storia italiana. Grazie. Grazie. Un omaggio della Proraso, dei vini, Stragolia. E grazie maestro per essere stato qui a Rossano. Grazie a voi. Della nostra grazie, maestro. Corigliano Rossano. Ci vedremo
adesso. E noi l'aspettiamo. Allora. E dopo questo momento così emozionante, davvero emozionante, Raffaella. Direi proprio di sì, veramente. Io proprio sono felicissima, grazie di avermi fatto condurre questa serata, perché è stato un momento bellissimo avere il maestro qui. Allora, continuiamo. Però prima di continuare, ci tengo veramente a richiamare sul palco Imma Guarasci, la regista del Malato Immaginario di Molière. Vieni, Imma. Ritengo che sia necessario, perché come ben sapete per me le motivazioni sono importantissime. Premio miglior adattamento del testo Malato Immaginario, Imma Guarasci, Ibaki. Il premio miglior adattamento del testo viene assegnato alla regista Imma Guarasci per la rivisitazione di un classico del teatro a cui è stato dato un taglio apprezzabile, riducendo magistralmente i tempi e giocando sulla gestualità e caratterizzazione dei personaggi a tratti grottesca, confermando una sapiente ed un attento lavoro di ricerca anche su musica e costumi. Complimenti a Imma Guarasci. Allora, a questo punto invece lascio di nuovo il palco alla nostra Serena Bucca di Pagliassi per un altro gioco di luci.
got a record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mom, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party time. Keep booty shaking, you know. Your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get it with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body coming with the super hearty. Let's go, 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 hello. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. Hey, brother, what you thinking? That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your brick, you're ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know. Your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and turn around and get us a rock and roll round? Serena Bucca, Pagliassi, la nostra performer. Allora Antonio, vieni qui con me perché noi abbiamo un altro premio speciale da consegnare questa sera, un altro maestro, questa volta parliamo di musica, sì. E di musica internazionale grazie al maestro. Ci accomodiamo? Siamo in tre, forse... No, vabbè, continuiamo così. Allora, premio speciale, la Portella, la carriera, lo chiamiamo, il nostro maestro Rocco Abate. Rocco Abate, premio speciale, la Portella alla Benvenuto. Carriera 2018. Benvenuto, maestro. Benvenuto, maestro. Allora, io vorrei fare un po' di spazio, perché nel frattempo scorreranno anche delle immagini, così insomma raccontiamo un po' anche attraverso le immagini la carriera immensa del nostro maestro Rocco Abate, che è di Oriolo, ma ha portato insomma la musica italiana, la sua musica, a livello internazionale. Quindi, però torna qui, torna ad Oriolo, è sempre qui con noi. Come no, sempre qui, torno tutti gli anni, ci tornerò, spero a lungo, spero quanto il maestro Garinei, che stasera ci ha dato una lezione di vita, davvero. Grazie maestro, non solo per la sua arte, ma anche per la sua testimonianza umana. Lei ha usato, voglio estrapolare dalla bellissima lunga intervista e sua esposizione delle cose, tre parole magiche. Coltivate la curiosità. La curiosità è conoscenza, quindi coltivare la curiosità significa crescere. Ha parlato poi di abbraccio, mi piace accarezzare le persone. In un momento storico in cui l'odio vince, queste parole sono davvero stille di saggezza, che dovremmo farci permeare tutti da queste parole. L'altra parola, cultura, che è sempre molto usata, ma qualche volta anche un po' abusata. Cultura appunto è conoscenza, lei vuole i suoi studenti colti. Cultura dunque è consapevolezza,
Oggi c'è davvero tanto bisogno di consapevolezza, di capire quali sono i mali del mondo e combatterli con energia. Questo. Grazie. Grazie maestro. Naturalmente l'arte deve dare un suo grandissimo contributo a tutto questo, la musica. Io sono l'espressione di un'arte un po' particolare, forse da queste parti circola molto relativamente, questo possiamo dirlo, o comunque in circoscritte aree, magari negli ambiti dei conservatori o qualche stagione molto specialistica del settore. Tuttavia, quella prego, che maestro, si può accomodare, adesso abbiamo trovato... Quella che oggi si dice musica contemporanea, con una definizione peraltro erronea, perché contemporaneità indica un aspetto temporale, non un'estetica, non uno stile. Intendiamo dire appunto musica classica che nell'evolversi attraverso le varie peripezie all'inizio del Novecento, è passato un abbondante secolo da... Diciamo che l'evoluzione della musica parte da molto lontano, tuttavia dal Novecento comincia un vero e proprio terremoto in cui la grammatica espressiva, il linguaggio, i vocaboli vengono trasfigurati e diventano talvolta poco familiari ad un ascolto abituato a quella che forse tutti sappiamo cosa vuol dire la parola armonia, no? L'avvicinamento di suoni più o meno simili che sì, io mi sento... Antonio, che peraltro io devo ringraziare perché è un motore instancabile di questa magnifica iniziativa, mi si mette alle spalle e mi mette in imbarazzo. Vai un po' più avanti, sì, ha ragione. Ecco okay. E dunque questa mia musica in realtà in questi luoghi è davvero un po' cenerentola, non è un problema. Credo che peraltro per noi musicisti non sempre il problema sia quello di un ascolto ampio, orizzontale. Sappiamo che molte musiche che non voglio aggettivare con parole non gratificanti, ma musiche più facili, hanno un ascolto ampio e va bene anche così. Tuttavia noi abbiamo il dovere, forse etico, non solo estetico, di portare avanti quella che è la musica che ha fatto grande l'Italia, ma certo, nel mondo, che è la musica classica, e abbiamo il dovere anche al costo di pagare con l'impopolarità di portare avanti questo linguaggio che è di testimonianza. È così, ma è sempre stato così, vero? Grandi maestri sono stati poi compresi successivamente, no? Ecco, succede questo. Forse posso aggiungere una considerazione. Un grande filosofo del Novecento, Teodoro Adorno, del quale io quasi malgrado esposo il pensiero, ha detto che dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie e qualcuno poi ha parafrasato più canzonette. Ecco. Nel nostro ambito molto spesso questo mandato viene assunto come una missione, ripeto, a costo dell'impopolarità. È importante esserci e portare avanti questo discorso, certo, nella speranza che c'è un incontro più avanti su queste estetiche nuove. Cioè, noi vediamo che nell'arte visiva del Novecento, non so, un quadro di Pollock o... Partiamo da molto prima, da Picasso, no? Che snatura l'anatomia, pur essendo un grande pittore, il quale ha dichiarato che da bambino disegnavo come Raffaello, ho impiegato una vita per disegnare come un bambino, per recuperare una semplicità di tratto e un'essenzialità di gesto. Se posso sintetizzare, almeno per quel che riguarda la mia persona, la musica, se volessi rendervi un'immagine visiva, vi direi l'urlo di Munch, un urlo silenzioso che però con i gesti del suono, con la forza, l'energia del suono, vuole testimoniare il dolore del mondo oggi, che speriamo di combattere con tutte le nostre energie. In realtà questo è il ruolo poi dell'artista, no? Quello di guardare oltre e interpretare la realtà e poi riportarla a tutti. Questo è un po' il ruolo dell'artista, questo e deve continuare a essere questo. Aspetta, però ti voglio interrompere un attimo, perché comunque tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale hanno parlato del maestro Rocco Abate. Difatti chiederei alla regia se potessimo andare in loop con tutte le testimonianze, cioè vedere scorrere insomma in video quanti hanno parlato di lei come maestro. Mi dispiace non poter proiettare la
la testimonianza di Cresti, perché ci è arrivata in un formato errato e non riusciamo a convertirlo, è arrivato in forma orizzontale e non verticale, quindi sono tutte le collaborazioni anche, vero? Ecco. Sì, qua in questo loop noi possiamo notare quante personalità italiane e internazionali hanno parlato e parlano del grande Rocco Abate. Noi abbiamo una grandissima risorsa nella nostra terra calabra. Aggettivi, molto e poco, spesso noi calabresi non apprezziamo quanto di bello e di buono abbiamo fuori dalla nostra regione. Ma io direi che calabrese, forse, che è una regione meravigliosa, paesaggi unici. Perdonatemi, vedo scorrere il magistrato il Saverio Borrelli, quindi anche la magistratura che va a parlare di musica. Per fortuna si è interessato di musica, non di altro. No, vorrei dire che il Saverio Borrelli è un musicista a tutto titolo. Diplomato in pianoforte, ha studiato per un buon tratto composizione, quindi è titolatissimo, non è una testimonianza affettuosa e affettiva. Certo. Dicevamo che la Calabria è una regione invidiabile per i suoi paesaggi, per la sua storia, i nostri cibi, le nostre cose buone. Il problema della Calabria siamo noi calabresi. Non ci rendiamo conto di questa ricchezza, non sappiamo promuoverla, anzi, qualche volta proviamo una certa distanza, non ci crediamo. Oriolo, no? Un magnifico centro storico, qui abbiamo il vice sindaco che ringrazio l'amministrazione di Oriolo per il sostegno a questa candidatura, che peraltro mi trova in imbarazzo. Noi artisti siamo animali un po' strani, lavoriamo dietro le quinte, non amiamo molto il proscenio, almeno i compositori. Però appunto il vice sindaco Vincenzo Diego e l'amministrazione hanno sostenuto questa cosa e contestualmente stanno facendo una grande operazione ad Oriolo di un recupero straordinario del centro storico, che vorrei che proprio i miei concittadini si rendessero conto che è l'unica speranza di salvezza per quel luogo, prima che si trasformi in fantasma. Quel luogo merita uno sviluppo futuro, lo stanno cercando di farlo, appunto noi calabresi dobbiamo cercare di capirlo. Assolutamente, io volevo chiederle anche questa collaborazione che lei ha continuamente con scrittori e poeti, no? Da Dacia Maraini ad altri tanti importanti scrittori, ecco questo connubio tra appunto la poesia e la musica. Sì, è stata una serie di circostanze che mi hanno condotto a... Qui si aprisse un discorso sul matrimonio poesia-musica, ci allontaneremmo perché sono cose molto delicate proprio dal punto di vista accademico, non entriamo in questa disquisizione. Però ho avuto la fortuna di incontrare poeti straordinari, alcuni di questi non ci sono più, fra tutti Andrea Zanzotto, persona di un'umiltà, ecco, io prendo lezioni di vita da queste persone. Stasera Maestro Garinei, l'altra volta Andrea Zanzotto in giro per Milano a meravigliarsi di come queste città alla fine si assomigliano un po' tutte e che si perdano le identità delle città. È stato un pomeriggio fantastico. Claudio Angelini, giornalista, Dacia Maraini, Guido Oldani, un poeta iconoclasta attuale, Maiorino, Maiorino. Tantissimi, adesso me ne sfugge qualcuno, mi dispiace, ma insomma anche uno locale che non c'è più, un carissimo amico, Giacinto Luzzi, medico, poeta, dedicato alla poesia, grande persona, grande umanità, grande spessore umano e intellettuale. Maestro compositore che va oltre gli schemi, oltre gli schemi della musica, e posso dire da quello che ho ascoltato da tanto, perché ascoltando il Requiem ho tratto una forza incredibile e quella forza l'ho percepita quel giorno che sono venuto a casa vostra su ad Oriolo, in quella baita, in quella dimora immersa nel verde tra la Basilicata e la Calabria su un costone roccioso.
credo che sia quella la vostra fonte di ispirazione quando scendete giù in Calabria. Abbastanza. E carpite il bello, il meglio che abbastanza c'è, anche dalle semplici sterpaglie che abbiamo visto insieme in quella camminata stupenda. Sì, c'è una c'è del vero in questo. Una soluzione ad una sezione molto delicata di un concerto per flauto che mi è stato commissionato da un grande solista francese, Patrick Gallois. Effettivamente c'era un tempo di questo concerto che era di difficile soluzione, tanto più che, appunto, tornando alla questione del linguaggio, il maestro Gallois mi aveva chiesto un concerto immaginando che potessi scrivergli un concerto classico, un concerto barocco, con un primo tempo allegro, un secondo tempo adagio e un terzo tempo allegro con spirito, più o meno sono queste le categorie. Lui ascoltò per una melodia che ho scritto per una cosa che non una pubblicità, insomma, per me era firmata con uno pseudonimo, non l'avrei mai affacciata col mio nome. Quando l'ho sentita, bellissima, fantastica, vorrei che questo fosse il secondo movimento del concerto. Sarebbe stato impossibile, perché non avrei potuto tradire i miei maestri, maestro Garinei, non si tradiscono i maestri. E dunque io non... Come farò? Sono riuscito dilatando questa melodia in una maniera tale che non si riconoscesse più. Provate a immaginare un disegno che ha una connotazione iconografica precisa, lo stiracchiato come fosse un Chang'an e diventa qualcosa che aiuto, forse sì, però non. Avevo bisogno dunque, sotto questo ce lo insegnava Mozart, quando sono degli adagi molto lenti, c'è bisogno che nell'orchestra ci sia un fuoco sotterraneo, che è l'emanazione di energia che tiene le linee lunghe in piedi. E lì le linee lunghe le ho trovate attraverso il volo della Poiana che passa sopra casa nostra lì in campagna, che è un volo sospeso, non muove le ali, è come se ingoiasse il vento, ferma. Quindi questo adagio l'ho reso in questa maniera. Ma sotto avevo bisogno del brusio del sottobosco, tutti gli insetti minuscoli, fruscio delle fronde, eccetera, realizzato con arpe, archi, violini, viole, violoncelli, molto, e strumenti, legni, flauti, eccetera. Un brusio, un pulviscolo, un'energia sotterranea che tenesse in piedi questa linea che diversamente sarebbe crollata come un sacco vuoto. Quindi... Meraviglioso. Ha raccontato la Calabria in un movimento. Rocco Abate, io vorrei qui per la consegna del premio speciale La Portella alla Carriera, il dottor Vincenzo Diego, vice sindaco di Oriolo. Avete veramente un patrimonio nella vostra Oriolo. E il segretario della Fita Cosenza, Salvatore Viteritti. Consegniamo il premio. Il premio, premio speciale regia, premio di Oriolo. E ringrazio pubblicamente anche ecco qua, l'amministrazione arriva comunale di Oriolo per averci dato anche quest'anno la possibilità di poter portare il nostro teatro nella cave alla Portella. Prego Vincenzo. Ma io sono veramente molto, molto emozionato. Emozionato e felice allo stesso tempo, innanzitutto per il premio al maestro Rocco Abate, figlio della Calabria, ma poi allo stesso tempo abbiamo visto le immagini scorrere, figlio del paese Italia e poi naturalmente figlio del mondo, figlio del vento, che poi alla fin fine la cultura non ha confini. Io sono emozionato poi e voglio ringraziare innanzitutto le signore presenti, tutti quanti, il maestro Garinei. Il mio cuore andava a mille questa sera, un'emozione veramente forte, grazie. Grazie per essere qui, grazie per le sue parole. Voglio ringraziare poi Ombretta Gazzola, la dottoressa Marelli,
naturalmente un grazie va ai cittadini di questa nobile città, Corigliano Rossano, a questa città, capitale bizantina, città enotria. E poi mi piace ripetere sempre, ecco, ricordare, città della Magna Grecia. Noi, io dico sempre, noi non ci rendiamo conto. In realtà noi viviamo in un pezzettino di terra che è una delle culle di tutta la civiltà occidentale. Mi piace ricordare Sibari, mi piace ricordare Crotone, mi piace ricordare Metaponto, mi piace dire che questo pezzo di terra è un pezzo di terra di aria vasta che va da Sibari, abbraccio il Pollino e un ricordo va alle vittime del Raganello, come anche un ricordo va ai morti di Genova, i ponti crollano. E dunque ecco, a questo pezzo di terra, che la cultura, come dicevo prima, è la culla della cultura di tutto l'Occidente, e dunque Metaponto anche, perché alla fin fine è un unico grande territorio. E Rossano, come ho detto prima, voglio ringraziare tutti i cittadini, perché poi alla fine Rossano e questo monastero è la sintesi millenaria, della storia millenaria di Rossano, terra di santi, terra di cultura, terra di papi, ma mi piace dire anche, perché poi la storia la fanno anche altri, terra anche di agricoltori, terra anche di allevatori, terra anche di gente semplice che nei secoli ha saputo contribuire a rendere grande Rossano, Corigliano, Rossano, e questo magnifico, magnifico territorio. Non voglio andare oltre. E dunque è con emozione che io personalmente, a nome dell'amministrazione comunale, del sindaco che vi saluta, della cittadinanza di Oriolo, ma naturalmente non posso lasciare un umile servitore, Antonio, un umile servitore della cultura che veramente fa tanto. E fare tanto in Calabria, non ci dobbiamo nascondere, è difficilissimo. Si lavora tantissime volte da soli. E dunque, se da soli si riesce a fare tanto, significa che assieme, se ci riusciamo, faremo veramente tantissimo. E non faremo crollare più i ponti, ma saremo architetti e costruttori di ponti. Ponti che riescono e che riusciranno a far dialogare le nazioni, le culture e, perché no, le città della Calabria e queste città dell'area vasta che ricordo va da Sibari, mi piace ancora ricordarlo, a Metaponto e naturalmente il Pollino. Grazie. Rocco Abate, premio Ausonia speciale, La Portella alla Carriera. Grazie mille. Omaggi, maestro, la foto, gli omaggi. E grazie per quello che dà alla nostra terra in Italia e nel mondo. Grazie ancora. Grazie, grazie maestro. Allora, siamo alla sezione speciale premio regia teatrale La Portella. Io vorrei qui il mio amico Antonio, ci sei, perché devi consegnare tu il premio. Eh sì, volevo fare l'entrata, dai. Volevi fare di nuovo l'entrata. Sì, no. Scopriamo chi è il premio speciale regia teatrale La Portella. Allora, prima di scoprire che cos'è la regia teatrale La Portella, il nostro regolamento, il premio Ausonia, prevede una selezione di compagnie e all'interno di questa selezione si scelgono 5 registi, quindi 5 compagnie per recitare nella spettacolare cavea naturale che è La Portella nel comune di Oriolo. 5 registi in concorso,
Aldo l'Imperio per La Cricca di Taranto, Giacomo Aversa per la compagnia Il Volo delle Comete, Luca Silvestri per I Filo Drammatici di Napoli, Giuseppe Miggiano per la compagnia teatrale La Calandra, e aiutatemi che forse ho dimenticato qualcuno, non mi ricordo. manca uno, mio Dio, mi suicida. E Giuseppe Minniti per La Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro. Allora, chiamiamo? Vado io, posso leggere? Eh certo. Vince il premio speciale regia teatrale La Portella. Giacomo Aversa. Allora, leggiamo la motivazione? Sì. Il premio speciale regia teatrale La Portella viene assegnato a Giacomo Aversa per aver portato in scena magistralmente una storia con contenuti suggestivi e incisivi, puntellati da effetti speciali perfettamente appropriati, egregiamente condotti con azione incalzante, con una gestione dello spazio scenico che ha evidenziato un ottimo rapporto tra i personaggi. Premio speciale regia teatrale La Portella. Veramente complimenti di cuore. Questo è il riconoscimento creato dal maestro orafo Michele Affidato, ma il comune di Oriolo, che patrocina l'evento, quindi la regia teatrale, poi effettuerà successivamente in questi giorni quanto lei sa già da bando. Ok, allora grazie, ancora complimenti. Allora, un attimo, facciamo una foto. Okay. Allora, vieni qui perché tu hai un altro premio sezione speciale, la Portella. Io questa sera... Però siamo... questa volta parliamo di giornalisti, vero? Sì. Questo è un premio speciale che è voluto in maniera forte da il vice sindaco del comune di Oriolo. Quindi lo reinvito di nuovo qui sul palco, perché l'amministrazione comunale ha inteso dare questo premio, se mi portate un gelato, no. Allora, sì, lo diciamo a Franco Maurella, giornalista del Quotidiano del Sud, e Giorgio Amendolara, fotografo. Complimenti. Allora, Franco Maurella, premio Ausonia speciale La Portella. Due parole? Sì, grazie. Intanto complimenti a te e alla FITA per aver portato in questo comprensorio teatro amatoriale, che è solo di nome amatoriale, ma che ci hanno deliziato con spettacoli veramente eccezionali, eccellenti. E un ringraziamento all'amministrazione comunale di Oriolo, che mi ha gratificato con questo premio. La Portella è un gioiello del teatro che abbiamo qui in Calabria. Mario Scaccia, uno degli artisti più importanti teatrali, che ha calcato più volte il teatro alla Portella, l'ha definito una gemma preziosa incastonata tra il centro storico di Oriolo e il Torrente Ferro, dove c'è una parete rocciosa che insonorizza perfettamente il teatro. C'è da dire che il teatro è cultura, ma è anche promozione turistica, perché chiaramente grazie al teatro Oriolo ha potuto far conoscere il suo splendido centro storico. C'è da dire che anche il teatro, dove non è conosciuto, merita di essere, il pubblico merita di essere educato, certo, al teatro. Io ricordo che le prime rappresentazioni teatrali, perché io ho seguito un po' il teatro di Oriolo sin dalle origini, le prime rappresentazioni teatrali ad Oriolo c'erano bambini che sbucciavano noccioline, mangiavano patatine, quindi si disturbava. Adesso invece il pubblico che assiste agli spettacoli teatrali a Oriolo non solo è competente, è attento e
partecipe a bene. Quella che è la performance. Questo è anche il contributo poi dei giornalisti, chiaramente, anche, chiaramente. Della comunicazione. Cerchiamo di educare anche noi da questo punto di assolutamente. Vista. Assolutamente. Vincenzo Diego consegna il premio speciale La Portella a Franco Maurella. Complimenti. E oltre a Franco Maurella, premio Giorgio speciale Amendolara. A Giorgio Amendolara. Prego. Ma andiamo l'assessore centro, così. Bonamassa consegna anche questo magnifico premio a Giorgio Amendolara. Giusto due parole. Orioli è un piccolissimo paese, 2000 abitanti, dunque siamo veramente piccoli. Però in pochissimo tempo siamo riusciti, naturalmente grazie anche a un lavoro precedente e dunque a tantissime tessere messe anche dalle amministrazioni, dunque dall'impegno di tutti quanti, dalle associazioni, dai cittadini, dalla Proloco, veramente da tutti, in modo particolare da Rocco Abate, del maestro Abate, perché poi lui in realtà oltre a scrivere musica sa disegnare magnificamente e dunque dalla sua penna o dalla matita o dal carboncino uscì anche il teatro La Portella, La Cavea, che poi l'amministrazione comunale ecco, riuscì a progettare e a realizzare. È uno dei teatri, dunque vi invito a Orioli, è uno dei teatri all'aperto e più belli che abbiamo in Italia. Maestro Garinei, la invito veramente a visitare il teatro La Portella. E dunque in pochissimo tempo un comune che riesce a diventare ed ad entrare in un circolo esclusivo, i borghi più belli d'Italia e bandiera arancione del Touring Club. In pochissimo tempo riusciamo a progettare circa 14 sezioni espositive. Siamo in grado di organizzare 3 convegni multimediali in contemporanea. Dunque facciamo teatro, abbiamo il castello aperto, abbiamo la Casa della Cultura, Palazzo Genettasio. Ecco, Rossano e poi Rossano è legata a Oriolo a doppio filo. Io dico sempre, purtroppo noi non riusciamo a ricordare sempre degnamente i nostri figli. Alcune volte dico che in Calabria purtroppo quando qualcuno muore, muore per sempre. E non dovrebbe essere così. Il ricordo è importante. Il ricordo perché c'è stata una persona che ha operato per altri. E perché ci lega a doppio filo? Perché la nostra casa della cultura è il palazzo, l'antico palazzo Giannettasio. Non so se qualcuno di voi ricorda qualcosa questo nome. In realtà Oriolo chi nasce? Nasce Nicola Giannettasio. La mamma era una di Simone, di Rossano. E dunque lui passò la sua infanzia qui a Rossano e poi i migliori rampolli delle migliori famiglie, diciamo così, di Rossano andavano su al nord a studiare verso Arezzo. Beh, Nicola Giannettasio fu uno dei più grandi scienziati italiani a livello mondiale a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Uno dei più grandi chirurghi a livello mondiale. Lui insegnava tecnica chirurgica dappertutto. Era direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni di Dio, professore universitario in tantissime università. E alla sua morte l'ospedale civile di Rossano viene intitolato a Nicola Giannettasio. Però purtroppo in pochi conoscono questa figura importantissima, studiata ancora oggi in tantissime università italiane e straniere. Lui morì a Firenze giovanissimo ed è ricordato anche nella storia militare italiana perché lui progettò assieme ad altri, ma fu uno dei progettisti principali, progettò le ambulanze chirurgiche d'armata, progettò le aliquote avanzate durante la Prima Guerra Mondiale, fu il primo a intervenire dopo il sisma che distrusse Messina e Reggio Calabria. Ecco, io sto scrivendo qualcosa per ricordare Nicola Giannettasio. Mi piacerebbe naturalmente che i rossanesi e naturalmente i miei concittadini, ma il territorio
ecco, scoprisse questa figura, chi ha documenti, chi ha foto, chi ha qualcosa, perché veramente fu un personaggio importante, un personaggio umile, vicino alla gente umile. Lui non prendeva soldi, lui non si pagò mai da persone che non potevano dare qualcosa a Nicola Giannettasi. Grazie, grazie, grazie mille, Vincenzo, grazie. Grazie. Sì, chiudo. Dobbiamo asciugare. Solo questo lo so, mi sto dilungando. Due parole per Giorgio, ma veramente mezzo secondo. Franco ha fatto la storia del Teatro La Portella, per questo il premio. Certo. Franco, come giornalista e come uomo, è stato vicino al Teatro di Oriolo, al Teatro Calabrese, al teatro che naturalmente è cultura, come si diceva. Bene. Ma è anche impegno sociale e civile. Mentre Giorgio da anni, con il suo obiettivo, con le sue fotografie, sta facendo conoscere il borgo antico di Oriolo in Italia e nel mondo. Grazie, grazie mille a tutti. Per grazie, la vostra professionalità. Grazie, grazie, grazie mille, vice sindaco. Grazie. No, purtroppo grazie, dobbiamo grazie, continuare, grazie. Abbiamo tantissimi ospiti. Grazie mille. Prego, il palco è tuo. Allora, sì, dobbiamo continuare perché noi abbiamo ancora la sezione miglior attore non protagonista e scopriamo adesso le nomination. Allora, miglior attore non protagonista, Federico Della Ducata, Filippo in 4 di cuori più 1, Giuseppe Padiglianiti, Renzino in Renzo Lucia, matrimonio in agonia, e ancora Carmelo Latella, Don Rodrigo in Renzo Lucia, matrimonio in agonia. Allora, miglior attore non protagonista, scopriamo chi è, Giuseppe Padiglianiti nel ruolo di Renzino in Renzo Lucia, matrimonio in agonia, regia di Giuseppe Minniti. Consegniamo il premio, Davide Morrone lo consegna, amministratore delegato di Stragolia. Buonasera, ecco qua, prego. Allora, io leggo la motivazione. Il premio miglior attore non protagonista viene assegnato a Giuseppe Padiglianiti per l'efficace interpretazione particolarmente godibile, caratterizzata da una recitazione volutamente caricaturale, senza banalità, con gag e tic equilibrati, con trucco e travestimento impeccabili, coniugati con goffaggine gestuale e vocalità efficace. Ecco il premio. Grazie. Complimenti. Complimenti ancora. Allora, adesso scopriamo invece premio. La sezione, appunto, miglior attrice non protagonista. Scopriamo le nomination. Allora, Monica Rossi in Belina nel malato immaginario di Molière. Maria Rosa Gaudio, Antonietta in Il malato immaginario di Molière. E poi Claudia Oriente in La monaca di Monza e Renzo Lucia, matrimonio in agonia. Allora, miglior attrice non protagonista è Maria Rosa Gaudio nel ruolo di Antonietta, il malato immaginario di Molière, regia di Ima Guarasci. Eccola qua. Allora, consegna il premio Raffaele Greco del Rotary Byzantium. Ecco qua. Allora, leggo la motivazione. Premio miglior attrice non protagonista viene assegnato a Maria Rosa Gaudio per aver rivelato una notevole capacità interpretativa, dall'apprezzabile presenza scenica giocata sulla modulazione del registro vocale e sulla disinvoltura nel gestire lo spazio scenico. Benvenuta, grazie, benvenuto a lei e grazie a lei. Allora, ci siamo. Siamo alla nomination miglior attore protagonista. Vediamo le nomination. Eccole qua. Miglior attore protagonista. Luca Silvestri, Antonio in Una mano dal cielo. Luigi Gaudio, Argan in Un malato immaginario di Molière. Aldo L'Imperio, padre in Le ultime lune. Allora, miglior attore protagonista. Aldo L'Imperio, padre in Le ultime lune di Furio Bordone, regia di Aldo L'Imperio. Allora, consegna il premio Ombretta Gazzola, presidente Inner Will, Corigliano Rossano, Sibari.
Ombretta Gazzola, eccola qui che arriva. Allora, io leggo la motivazione per il miglior attore protagonista. Viene assegnato Aldo L'Imperio per la presenza scenica di un personaggio dal forte impatto emotivo a cui l'interprete ha dato corpo modulando gestualità e registro vocale, catturando pienamente l'attenzione del pubblico su un tema di grande attualità e facendo del suo ruolo un veicolo sereno e rassicurante. Tre. Complimenti, complimenti ancora. Allora, siamo invece a miglior attrice protagonista. Scopriamo le nomination. Anna Cofano, madre in Le ultime lune. Patrizia Miaiano in Quattro di cuori più uno. Annalisa Padiglianiti, Lucia in Renzo e Lucia, matrimonio in agonia. Allora, miglior attrice protagonista è Patrizia Migiani. Ah, era Migiani, ecco, non capivo. Non usci... Migiano, vedi, qua invece mi hanno scritto Migiani. No, no, ok. Compagnia teatrale, no, perché infatti era tagliato, non riuscivo a capire. Compagnia teatrale La Calandra. Allora, io chiamo per Salvatore Garbato, truccatore delle dive, non poteva che essere lui a consegnare il premio alla nostra Patrizia Migiani. Io leggo la motivazione, miglior attrice protagonista per la maturità espressiva dimostrata nel portare in scena un personaggio chiave con disinvoltura e intrigante interpretazione. Complimenti il nostro Salvatore Garbato, nostro truccatore, grazie mille per aver curato appunto il nostro trucco questa sera, consegna il premio. Allora, a questo punto io vorrei qui Antonio D'Amico, perché abbiamo invece un premio a proposito di dive e vorrei qui sul palco Antonio D'Amico, perché noi chiamiamo insieme hai tantissime special guest questa sera, veramente pienissima questa serata di grandi star. Diamo il premio a Ausonia per l'impegno per il teatro a Michela Miconi. Benvenuta. A proposito di dive. Benvenuta. Allora, l'avete riconosciuta, un volto noto del teatro, del cinema, della televisione italiana. Milena, perdonami. Milena. Grande Milena. Succede spesso. Il microfono, sì, lo portiamo. Allora, Milena Miconi. Gelato, dicevamo, grazie. Teatro, cinema, televisione. Don Matteo è una delle fiction, diciamo, dove l'abbiamo riconosciuta di più, ma sono tantissime le fiction televisive che la vedono protagonista. Poi tantissimo teatro, il Salone Margherita, insomma, è stata una delle appunto dive di quel teatro, sì. Vero? Sì, sì. E ha portato il teatro in televisione, che è una cosa bellissima. Beh, anche. Sì, il Salone Margherita, il Bagaglino, il Salone, certo. Margherita è il luogo dove si svolge il tutto, ma insomma sono arrivata io verso la fine, nel senso che ancora oggi fanno teatro, non c'è più la televisione. E intanto grazie per avermi invitata, sono felicissima di essere qui e in mezzo veramente a... si respira stasera aria e cultura, arte, veramente c'è solo da imparare questa sera. Beh sì, infatti stasera tantissimi ospiti. Un grande momento. E... fischia. Sì. E che dire, sì, insomma, hai detto tu tante cose belle, mi sono divertita tanto, ho fatto tante, insomma, cose che mi hanno sicuramente fatto fare grandi esperienze appunto nel mondo dello spettacolo. E il teatro è il mio primo amore, perché poi ho iniziato così, un po' per gioco quasi, però poi mi sono innamorata del teatro, non l'ho più lasciato, per cui ancora continuo e spero veramente di fare una lunga carriera. Voglio dire, è veramente da, insomma, quando vedi maestri come Garinei, Enzo Garinei qui, insomma, c'è solo da imparare e avere, come dire, sperare nella fortuna di avere appunto una testa così, che ha un'età, un bambino sembra, che si emoziona ancora oggi a quest'età, è veramente grande, grandissimo, perché poi l'emozione è questa, no? Noi che facciamo questo mestiere appunto è fa la differenza, no? Riuscire ad emozionarsi ancora così
è una grande cosa e dovrebbe essere sempre così. Assolutamente, è vero, è vero. Poi il teatro è un'emozione continua, no? Sempre, rispetto, sempre. Penso, alla televisione e al cinema, c'è quell'elemento in più che è l'emozione di tutte avere le volte, il pubblico tutte sempre le volte, e misurarsi. Dico, perché tutte le volte stai là dietro che devi uscire nel palcoscenico e dici ma chi me l'ha fatto fare? No, diciamo, devo stare a casa. E invece è proprio quella la bellezza. E quella. Poi io credo è il cuore che lo, ti sbatte, lo sguardo, le gambe che ti tremano. Certo, lo sguardo al femminile, no, del teatro è una cosa importante, no? I ruoli femminili, essere attrice a teatro è sempre una difficoltà in più, no? Anche nel riuscire a ritagliarsi, vero? Lo spazio. Lo spazio, sì. Perché le donne... grandissime, abbiamo grandissime iconografie teatrali, no? Di grandi donne, grandi attrici. Però, per esempio, tu hai fatto anche molta commedia brillante, sì, molta commedia musicale, ecco. E lì il ruolo femminile è importantissimo, no? Perché sì, poi lì si gioca anche sulle corde della comicità, della commedia, e quindi lì il ruolo femminile diventa anche molto più complesso. Io ho sempre fatto delle scelte particolari, nel senso che non mi piace il ruolo della diva, iniziamo da quello. Sono un'attrice, ma soprattutto sono una che ha voglia, ecco, la curiosità, ha voglia di imparare sempre, quindi va bene, mi deve divertire, quando leggo un testo mi devo divertire, ma non solo per il ruolo che devo interpretare io, ma nell'insieme mi deve piacere prima di tutto. Il ruolo poi chiaramente è importante, però non è importante quanto tempo stai sul palcoscenico, certo, quante battute dici, è importante quello che tu trasmetti, quello che fai, quello che anche solo per poco, ma quello è il momento tuo, è il tuo momento, è importante quello, quindi in realtà cioè, ritagliarsi i ruoli è giusto, però insomma lo puoi fare anche scegliendo tu quello che ti piacerebbe fare, in qualche maniera puoi ritagliarteli, però ecco, quando mi arrivano i copioni da leggere, scelgo anche e soprattutto non solo il mio ruolo, ma il progetto. Nell'insieme, perché mi piace stare sul palcoscenico e quindi comunque ho bisogno di starci e deve essere un progetto anche bello per me, insomma, perché stare in un bel progetto, anche quello ti dà grande soddisfazione. Quali sono i progetti su cui si lavora, se possiamo dirlo, qualcuno? Quest'anno è un bellissimo anno, sono molto contenta, è un anno di grandi, di tante cose, sempre commedie, inizio subitissimo i primi di ottobre con una commedia al Teatro Tirso a Roma è un po' anche in giro, perché farò anche delle tournée. Purtroppo è cambiato tanto il teatro, perché insomma diciamo che non è difficile fare lunghe tournée come si facevano una volta, e non ci sono più i fondi, insomma il teatro sta soffrendo tantissimo. Detto questo, quindi sosteniamo sempre il teatro, sosteniamo il teatro, bisogna andare a teatro, è vero, tanto, è tanto, vero. Tanto. E detto questo, insomma, come ti dicevo, una commedia subito a Roma dal 3 ottobre al Teatro Tirso, che si chiama Affari di Famiglia, poi ci sarà call center, tutto il mondo del call center 3.0, call center 3.0, quindi molto di grande attualità. Poi ci sarà una settimana non di più, anche questo faremo a Roma e questo farà anche un grande giro in tournée, e poi ci sarà un'altra commedia. Aiuto. Ma tantissime, sì, insomma. Guarda, faccio un po' per voi, sono preoccupata. Con la memoria, che è importante la memoria. Speriamo di riuscire a metterci dentro tutto, però sono molto contenta. Insomma, ci saranno altri tantissimi progetti. Fino alla fine della stagione. Speriamo di ospitare qui in Calabria qualche, si sa già, qualche data. Chissà, magari. Io, di qualche commedia. Io frequento la Calabria, mi piace tantissimo pure questa Abbiamo zona. Tanti teatri. Sì, ma a parte proprio in generale, insomma, mi piace moltissimo venire qua, tutta l'estate l'ho passata qui in Calabria. Scusa, mi ti sto dando le spalle, sono maleducata, perdona. Milena, senti, ma parlo con la bella donna, scusa. Mi piace di più parlare con la bella donna.
Questa sera abbiamo parlato di teatro amatoriale, no? Che poi, insomma, lo abbiamo anche raccontato più volte, ha uno spirito affascinante, perché in realtà tutti abbiamo iniziato, no? Si Beh, è iniziato ma il teatro amatoriale, col teatro amatoriale, quello, no? No? È la passione. È la passione. Non è, cioè, quando, voglio dire, puoi anche fare un altro mestiere, ma se hai la passione e ti piace stare sul palcoscenico... Lo fai con la stessa serietà. La stessa no? serietà, la stessa passione. La stessa cosa, certo. E poi abbiamo scoperto tanti emergenti, no? Abbiamo sì. anche premiato degli attori emergenti che adesso hanno deciso, giovanissimi dall'amatoriale, di andare a studiare in accademia e quindi Giusto. Fare insomma un po' questa la sua professione, no? la sì. loro professione. Che consiglio potresti dare? E se, anche tu l'hai fatto Ma all'origine, sì. all'inizio, in qualche compagnia? È molto, sì, sì, assolutamente, è molto difficile, come dire, emergere, non è importante, come diceva il maestro Garinei, cioè primo, secondo ruolo, terzo ruolo, l'importante se ti piace è esserci ed è molto difficile, bisogna crederci, bisogna continuare ad avere la passione, bisogna impegnarsi, bisogna chiaramente come dire, lottare, però se ti piace qualunque cosa, cioè questo vale per tutto, no? Voglio dire, il fatto di la tenacia, l'impegno. La tenacia, l'impegno vale per tutto e soprattutto per questo mestiere che non è facile fare, soprattutto in questo momento storico. Assolutamente. Abbiamo sentito prima tra i tuoi progetti anche dei temi di attualità. Il teatro deve raccontare l'attualità, certo, deve raccontare la realtà, quindi sì, ben vengano insomma i testi classici, però insomma bisogna lavorare anche su assolutamente su, bisogna raccontare sulle anche nuove quello storie. Che stiamo vivendo, perché è importante stare chiaramente al passo e seguire un po' quello che stiamo vivendo noi oggi, anche questo insomma è importante, perché è sempre la conoscenza, no? La conoscenza di tutto, di ieri, di oggi e quello che sarà domani. Assolutamente. Noi ti ringraziamo, volevo allora, chi consegna il premio? Lo scopriamo insieme? Il presidente onorario della FITA Cosenza, cavaliere del lavoro, la dottoressa Pina Mengano Amarelli, consegna il premio alla nostra Milena Miconi, alla Grazie. Nostra diva questa sera. Il premio. Ecco qui. Premio per l'impegno per il teatro. Premio Ausonia. E la Bionic Salvatore Garbato omaggerà anche con un cadeau Bionic. Wow. Ecco qui, grazie mille, grazie Salvatore. Grazie, grazie. Posso di cuore. Un attimo? Scusami Milena se ti rubo, però Fiori, vorrei dare solamente un secondo il gelato, il microfono alla dottoressa Amarelli. Due parole, il nostro presidente. Ma credo che dopo quello che ha detto il decano del teatro italiano e l'onore di averlo qua, credo che non ci sia altro da dire se non che il teatro tocca profondamente il cuore di tutti. Lanciamo così, teniamolo nel nostro cuore e mandiamo avanti questo teatro che ha tanto bisogno di energie, di giovani e di impegno, mi permetto di dire, anche da un punto di vista di risorse economiche. Sì. E questo è l'appello di stasera. E che poi tante giovani donne... Grazie, ecco, faccia... vadano sempre avanti con la loro capacità. E non in un altro modo, questo proprio per mettersi in linea con quelle che sono le polemiche attuali. Assolutamente. Grazie, grazie mille dottoressa. Grazie a Milena Miconi, premio Ausonia. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Grazie. Allora, c'è invece da un altro premio. Vieni Lenin, sì, perché devi consegnare il premio assegnato dalla sala stampa sì. alle compagnie. Lo sai, nel senso ce l'hai in testa, perché in realtà il premio della critica... Ieri, lo portate il microfono a Lenin? No, parlo a fianco al tuo, dai. Va bene, premio della critica assegnato dalla sala stampa a una delle compagnie teatrali, quindi noi abbiamo anche questo, abbiamo
l'attestato di partecipazione. Che ha un valore importantissimo, perché pure le compagnie riceveranno questo attestato, perché è con perché c'è stata una giuria di giornalisti speciale anche. Del premio Ausonia di Poste Italiane, che ringrazio Poste Italiane per questo annullo speciale filatelico che celebra il premio Ausonia 2018. Prego al nostro allora, addetto alla comunicazione. Tu sei l'ufficio stampa, prego. Hai seguito un po' i colleghi che hanno valutato. Che sono anche qui, Il premio della critica 2018 ha il volo delle comete. Beh, avete vinto il premio della critica dei giornalisti, che sono i più tosti, eh? I più critici. I più critici. Prego, prego, venite. E venite tutti. Certo, tutti. Ecco qua. Allora, questo è l'attestato. Leni Montesanto vi consegna il premio. Complimenti. Premio della critica. Complimenti ancora. Complimenti, grazie mille. Grazie. Allora, adesso siamo a un altro premio, al premio Ausonia alla regia. Lo abbiamo anticipato prima, tra gli ospiti abbiamo un regista, attore teatrale, tra l'altro regista di un'opera che ha portato il nostro San Francesco di Paola in tutta Italia, Marco Simeoli è qui con noi. Benvenuto. Buonasera. Benvenuto, noi siamo felicissimi di averla qui perché, insomma, quest'opera veramente, io tra l'altro ho avuto l'onore di vedere il debutto al Teatro Rendano. Una serata un po' burrascosa. Un po' burrascosa, però poi così funziona, poi va benissimo sì, dopo, poi è andata no? Benissimo. Anzi, porta sì, fortuna. Infatti. Però è stata veramente una grande produzione, una grande operazione che ha portato appunto la Calabria, una storia calabrese, a livello nazionale. Assolutamente. Io infatti sono stato onorato e felicissimo di dirigere e mettere in scena l'opera di questo santo importantissimo, con una storia meravigliosa che dovrebbero veramente conoscere tutti. Io lo conoscevo, sono napoletano e ne sapevo, ma non così tanto quanto ho avuto modo di scoprire appunto studiando tutto quello che lui ha fatto, musicata dal maestro Perri, con Federico Veltri e tantissimi calabresi, tantissimi giovani, erano quasi una cinquantina di persone erano sul palco. Era veramente un'operazione, un allestimento importante. Un allestimento no? Molto importante, e io penso che però non sia stato fatto così tanto. Ecco, io stasera vorrei, ieri con Enzo appunto si era parlato della possibilità anche di far nascere qualcosa qui, anche un festival di teatro. Io spero che si faccia il festival, io spero che si faccia qualcosa che dia anche la possibilità a tantissimi spettacoli come a questo di poter ripartire e di poter fare ancora tante città della Calabria e non solo, perché ne vale veramente la pena. Il vostro santo è un santo meraviglioso, ma veramente. Anche quest'opera, un'opera moderna devo sì. dire, perché il maestro Perri ha veramente composto un'opera molto interessante, no? Perché sì. è un racconto musicale moderno. Assolutamente, un racconto moderno con anche dei momenti divertenti, io non posso fare a meno, io sono un attore, anche mi dico, insomma, molte volte sono anche un guitto, insomma, come si suol dire in gergo, sono napoletano, mi sono formato alla scuola di Proietti, col quale ho la fortuna di lavorare ancora fino agli ultimi cavalli di battaglia, che è stata una trasmissione bellissima che abbiamo fatto in televisione, e quindi spero veramente, insomma, che questo spettacolo possa essere ripreso. Poi ringrazio ovviamente per questo riconoscimento, i premi fanno sempre, voglio dire, ti fanno felice, ma io sono stato molto felice in questi giorni di stare qui a Rossano e soprattutto anche di conoscere Rossano, che sì. conoscevo poco, bellissima città, ma soprattutto impegnato in 3 giorni in questa Ausonia Summer School. Sì, abbiamo un video e lo bene. Raccontiamo insieme a questo punto. Perfetto, vediamo un po' il perfetto. Video e poi scopriamo un po' com'è andata. Thank you.
Allora, abbiamo visto un po' qualche scatto di questo stage durato 3 giorni con il regista Marco Simeoli, appunto, e questi giovani. Insomma, un bel modo anche di approcciarsi al teatro, no? I primi approcci al teatro. Assolutamente. Io sono stati dei giorni meravigliosi, come sempre succede quando io faccio degli stage oppure delle master, perché è uno scambio artistico ed umano importantissimo che accresce soprattutto te, che incontri questi giovani di Rossano, ovviamente qualcuno anche un po' meno giovane, ma tutti giovani fondamentalmente, nel cuore e nell'anima, perché mi hanno dato tantissimo, sono stati veramente bravissimi, bravissimi tutti per aver aderito a questa iniziativa veramente con tutto il loro cuore, e ne avevano tanto, ne hanno tanto, quindi io spero che oltre al festival di cui parlava Enzo possa proseguire questa iniziativa, perché loro possono anche andare avanti con incontri con attori, registi che vengono qui appunto per dare loro quello che un po' fa parte dell'esperienza, insomma. E a queste compagnie che danno tanta passione, no? Sì. Tanto impegno, insomma, io ogni volta che parlo con loro mi commuovo, perché in realtà è proprio l'amore per il teatro che certo, li muove, no? Assolutamente. E non è una professione, resta passione per loro, no? Amore, il primo amore, insomma. Che cosa puoi consigliare? Ma guarda, i consigli è sempre difficile darli, però ti ringrazio di questa cosa che mi dici, perché io quando stavo lì e vedevo tutti quanti che venivano, volevo veramente fare io un applauso a quella che è la grande, perché con Proietti molto spesso andiamo a Roma a vedere spettacoli delle compagnie amatoriali, perché Proietti poi me l'ha trasmessa questa cosa, la grande dignità del teatro amatoriale e la grande passione presente in queste compagnie. Potete immaginare a Napoli quante ce ne stanno. Io dal 1982 al 1990 ho fatto 8 anni di teatro amatoriale, che è stato l'inizio della mia gavetta. Il primo spettacolo fino era Marturani, insomma, sono partito, diciamo, però facevo il primo cameriere, non mi preoccupate, dicevo solamente a casta a cena, insomma, e più o meno finiva là, però è stato, diciamo, un bellissimo inizio. È stata veramente una formazione incredibile che ancora adesso mi porto come un patrimonio importantissimo e nobilissimo, quindi complimenti a voi che lo fate con tutta la passione che avete e anche ovviamente con la possibilità, come per esempio nel caso suo, poi di prendere anche delle strade, come feci io nel 90, che andai via, insomma, da Napoli, perché dopo 2 provini fui preso fortunatamente al laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, che però purtroppo dopo l'anno mia ha chiuso perché sono finito in fondo in questa ecco, come tutte le cose purtroppo, come dice lo stesso Gigi, che funzionano in Italia vengono chiuse e non si sa perché. Comunque, questo è. E niente, non voglio dilungarmi. Ma io perché so che vorresti regalarci un minuto anche ma, tu. Oddio, io no, so che insomma, la serata è un po' lunga. Io non ho dei pezzi, anzi, stai pure qua vicino a me. Sì, non ho proprio un pezzo da fare. Sì, mi era venuto in mente qualche cosa, però mi andava più di ecco così, di lasciare così, lasciarci con un sorriso, come tutti i comici, insomma, preferiscono, ecco, sotto finale, vero Enzo? Lasciare una cosa che fa ridere, insomma, una cosa, diciamo, divertente. Enzo parlava della memoria. Sì. La memoria è importantissima nel teatro, ma non solo nel teatro, anche nella vita. E la memoria, appunto, ci dicono sempre a noi attori, come fate a ricordare tutte quelle cose, no? Tutte quelle parole, dovete ricordarvi quelle parole. La memoria è importante anche non solo nel teatro, ma anche nella vita, altrimenti si corre il rischio di fare la fine di quell'amico mio. C'è stato un amico che sono andato a trovare, il quale praticamente mi ha presentato a casa e diceva: guarda, questa è mia moglie. Dice: questa è mia moglie, guarda, amore, vieni qua che ti presento questo amico mio che è bravissimo. Guarda questo amico mio. Dice: questo, siamo stati in classe insieme con questo amico mio. Amore, senti, porta quei pasticcini che fai tu, che sono buonissimi. Facciamoli provare, amore, anche quelli cuore che è bruissimo, portalo tu, amore, senti, ma perché non diciamo di restare a mangiare, amore, poi a un certo punto la moglie se ne va in cucina, e ovviamente io incuriosito, dico: scusa un momento, ma toglimi una curiosità, ma da quanti anni è che siete sposati? Dice: 40 anni, dice, ancora la chiami amore, e che non mi ricordo come cazzo si chiama, hai capito? quindi... La memoria è importante, mi raccomando. Almeno dissimulare. Poi Napoli, io sono, diciamo,
ricevo un premio per la regia e sono felicissimo, perché la regia è stata una cosa che è arrivata molto dopo. Io nasco attore, poi è stato quasi come se fosse un secondo lavoro. E io ovviamente diciamo di regia, poi tra l'altro sono emozionato perché qui c'è sia Milena Miconi, che ha avuto la fortuna di dirigere in una commedia molto divertente, e Federico Veltri. Quindi insomma, ecco, mi commuove anche questa cosa. Ma sono stato regista di uno spettacolo che porto in giro da molti anni, proprio dedicato alla mia città. A Napoli. Napoli, si chiama Napoli è una parola, è proprio un omaggio alla mia città, perché Napoli, a raccontare Napoli in tutte le parti dove vado, in Italia, ha sempre, diciamo, un grande esito. Napoli è molto amata e questo mi commuove sempre molto. E io racconto di tante cose di Napoli, aneddoti, cose veramente divertenti, qualcuna ovviamente è più famosa e quindi, diciamo, anche nello spettacolo io, diciamo, la racconto velocemente, perché le sintesi dei napoletani, come tu sai, sono famosissime, a partire da quella calcistica che è la più famosa, non so se te la ricordi, quella dell'incontro con col Verona, con sì, Napoli, no? Famosa, ti ricordi, sì, quando sì, i veronesi dissero Vesuvio pensaci tu, insomma, ci offesero tantissimo, ecco. Quando i napoletani andarono poi a Verona, tutto quanto tenevano paura, dice, sa chi sta che ci combinano, quindi polizia, carabinieri, tutti schierati, perché ovviamente chi si ci ammazzano, ovviamente. Invece che cosa succede? C'era un silenzio nella curva del Napoli, dice, manca la camera dei lord, manca la camera dei, tutti quanti silenzi, eleganti, tutto quanto facevano, ma chi sta, perché non parlano? Tenevano ancora più paura, dice. A un certo punto, come vi ricordate, come sapete, forse hanno tirato fuori uno striscione, a Rocio Steve scritto Giulietta è una zoccola. E l'hanno massacrata. Ecco, basta, insomma, giusto, diciamo così, un po' di episodi di Napoli, ovviamente ce ne stanno tanti. Quello che mi commuove di più, se posso dirti soltanto questo, è quando, e io abitavo a Napoli in quegli anni, il Napoli vinse quegli scudetti favolosi con Maradona, chi si scorda, abbiamo vissuto dei momenti pazzeschi. Ebbene, qualcuno, ecco, applauso a Maradona, mi pare giusto, effettivamente. Direi proprio di sì. Beh, a Napoli e alla squadra, qualcuno ebbe l'ardire, questa è la sintesi che mi commuove di più di Napoli. Qualcuno ebbe l'ardire di andare a mettere sul cancello di Poggio Reale, il cimitero nostro che abbiamo a Napoli, ebbe l'ardire di andare a mettere un cartello a Rocio Steve scritto "Che vi siete persa". Ma non finì lì, perché il giorno dopo qualcuno tolse quel cartello e ci fu qualcun altro che ne mise nata, Rocio Steve scritto "Chi to dice che ci siamo persa". Era cominciato un dialogo a distanza che è morto praticamente, che non venivi più. E poi basta, concludo. Siccome è bello, Enzo, allora, io devo dire la verità, stasera ci ha commosso tutti, è stata, sì, veramente una lezione di teatro e di vita, ma io ho la fortuna di lavorare con lui. Siccome noi verremo in Calabria a febbraio, volevo dare questo appuntamento anche a nome di Enzo, al Teatro Rendano di Cosenza, a Reggio Calabria, la seconda metà di febbraio, con "Aggiungi un posto a tavola". Finalmente. Dove lui ha lasciato il testimone a me, perché Enzo, che ha fatto per tanti anni il sindaco Crispino, adesso è salito praticamente di grado e fa la voce di Dio, e io, dopo nomi che mi hanno alla sera del debutto praticamente quasi fatto svenire, Paolo Panelli, sì, Carlo Croccolo, Enzo Garinei, è arrivato Marco Simeoni, cioè stasera mi ammazzano, però insomma, diciamo, ce la siamo cavata, insomma, abbastanza, almeno insomma così. E quindi, diciamo, speriamo di rivederci, no? Volevo concludere ricordando, sì, un altro grande del teatro, Peppino De Filippo, straordinario, perché un famoso applauso a Peppino De Filippo. Un grande amico che è stato direttore di un teatro tenda importantissimo a Napoli, teatro tenda di Piazza Mancini, che ha visto venir fuori in quegli anni alla grande proietti Gassman, Dario Fo, Carmelo Be, tutti quanti, mi ha raccontato che Peppino De Filippo raccontava una storiella alla fine degli spettacoli, e io, insomma, modestamente ve la ripropongo, insomma, ecco, è molto divertente. Ci sono due amici che si incontrano praticamente, allora uno fa all'altro, dice "come stai?", dice "ma insomma un po' così, ma perché?", dice "no, è mia moglie, ma perché, che te?", e niente, è fredda, non si lascia andare, e non te prova, figura, il problema c'è sta. Pure io ho già avuto questo problema, ma l'ha già risolto. Come fate? No, mi ha già procurata una scacciacane.
Una scacciacane, me l'ha portata una sera rindolietta, a un certo punto all'improvviso, po', ha già fatto partire un colpo, da allora mia moglie si è sciolta un rigo, piede rotta, da allora facevo il mio numero, ovvero, sì sì, segui il mio consiglio, segui il mio consiglio. I due si allontanano, non si vedono per parecchio tempo, a un certo punto, dopo tanti anni, quello che aveva avuto il consiglio lo vede arrivare da lontano, dice, fa, non ti avvicina, guarda, non ti avvicina, ma perché, che succede? La vita mi è cagnato, tu non hai idea che è successo, ma perché? Dice, ha già seguito un consiglio tuo, ovvero, e come chiude? Come chiude? Chissà scorda che la notte ha creato tutta l'atmosfera, la baciurra, ma già procurata ovviamente a scacciacani, come hai detto tu, e raccontami, dimmi, in un momento, motoriga, ad un certo punto, all'improvviso ha già fatto è partito uno colpo, e allora mia moglie si è cacata sotto, io mi ha già bruciato il pal, e ainda all'armadio ha scelto uno che mana così. Marco Simeoni, premio. Grazie al premio Ausonia, grazie Antonio. Io chiamo il presidente regionale della FITA, Consolato Latella, per consegnare il premio a Marco Simeoni, che tornerà quindi a Cosenza. Mi fa molto piacere al Teatro Rendano, io curo la comunicazione, quindi ti aspettiamo. Oh, grazie, con Enzo, grazie. Noce, Giuseppe Citrigno, il maestro Enzo Garinei sarà appunto con noi. Ecco qua. Grazie, grazie mille, grazie davvero. Grazie per questo premio ad Antonio, a tutta l'organizzazione, e speriamo di rivederci presto. Grazie. Grazie mille. Allora, ci siamo, siamo in conclusione di questa serata. Antonio, il premio Ausonia 2018. Però prima di conoscere il vincitore dell'edizione 2018, ringrazio tutti i presenti, ringrazio tutti gli artisti nazionali presenti qui che ci hanno onorato nella nostra città di Corigliano Rossano. Ringrazio le Poste Italiane per l'annullo speciale che hanno realizzato oggi. Grazie Maria Elena per avermi sopportato. Quindi ti ringrazio tantissimo, sperando che l'anno prossimo il ministro per le comunicazioni possa, per lo sviluppo economico, possa approvare il francobollo speciale del premio Ausonia e quindi avere l'annullo per il quinto anno, quindi l'anno prossimo sarà un anno molto importante per il nostro premio. Quindi voglio velocemente un rappresentante delle sei compagnie per consegnare l'attestato che porta l'annullo filatelico. Questo ha un valore, conservatelo perché sigilla questo giorno importante grazie a Poste Italiane. Ricordo, ci sono i folder, ci sono le cartoline con la serie limitatissima della Amarelli, gli ultimi 450 francobolli recuperati in tutta Italia sono impressi nel nostro folder lì all'ingresso che potete acquistare. Quindi i bachi, per i bachi che c'è, per il riconoscimento, i bachi. Arriva. Ecco qua. Ok, i bachi, attestato di partecipazione al premio Ausonia 2018. Il volo delle comete, grande Salvatore, complimenti ancora per il premio ricevuto quest'anno come giovane emergente. La cricca di Taranto, uè, carissimo, bellissimo desideri. Ciao bello. Ecco qua. Grazie. I filodrammatici, e complimenti ancora. Calandra. Ecco qua. Madame Migiano. Piccola compagnia del Teatro di Bellaro. Ecco qui. Grazie a tutti. Grazie ancora. Allora, ci siamo, sì. Antonio? Sì, ci siamo. Leggiamo le nomination? Sì, sì. Allora, scopriamo le nomination per il premio Ausonia 2018. Per la cricca Taranto, le ultime lune. La calandra, 4 di cuori più 1. Il volo delle comete, l'invisibile che c'è. Ma prima di
segretario, cioè, sono amante della suspense. Sì. Onorato di avere qui sul palco del Premio Ausonia 2018 il subcommissario, la dottoressa Emanuela Greco, in rappresentanza della nostra città Corigliano Rossano. A consegnare il premio, appunto, il Premio Ausonia 2018. Benvenuta. Benvenuta, dottoressa. Allora, scopriamo chi è il Premio Ausonia 2018? Premio Ausonia 2018. Vince la Calandra Teatro di Tuglie con 4 di cuori più 1. Eccoli che arrivano sul palco. Vieni Adele, vieni. Allora, commissario, consegna il premio. Passiamo il microfono ai vincitori. L'altro, mi dai l'altro, sì, microfono? Sì, ecco. Grazie. Qui. Grazie. Allora, quarta edizione, l'avete vinta voi? Sì. E facciamo un altro applauso, grazie. Hanno vinto! Veramente sono emozionatissima perché non ce l'aspettavamo e è stata una sorpresa meravigliosa, veramente grazie, comunicheremo ai nostri compagni che sono impegnati con un altro spettacolo questa sera in Puglia, però siamo felicissimi, veramente grazie Antonio. Leggiamo la motivazione. Allora. Una commedia dal ritmo incalzante, giocato sull'equivoco e portato in scena da un gruppo coeso di interpreti, dalla recitazione brillante, attori amatoriali, dalla consumata esperienza in uno spazio scenico essenziale che ha provocato nello spettatore una continua e piacevole tensione emotiva. Complimenti ancora. Ausonia 2018, Calandra. Dottoressa, due parole anche per lei, siamo in conclusione di questa quarta edizione. Allora, buonasera a tutti, sarò velocissima, non vi racconterò delle bellezze storiche e artistiche di Corigliano Rossano, perché sennò non ce ne andiamo più, perché sono davvero tantissime, però consentitemi un ringraziamento veramente sentito, Antonio, stasera ci hai regalato delle grandi emozioni, sensazioni profonde che ci hanno particolarmente toccato. E, grazie perché se continui così Corigliano Rossano diventerà un posto straordinario dove faremo il festival teatrale, perché adesso non l'abbiamo detto al maestro Larinelli. Sicuramente una palestra meravigliosa per tutti i ragazzi giovani, meno giovani che vorranno fare teatro, quindi bene, grazie veramente. Bene, un luogo di formazione magari. Grazie, una bellissima cosa. Grazie a Raffaella Salamina, grazie al grande maestro Enzo Garinei, grazie a Milena Micconi, grazie a Federico Veltri, grazie a Donata Marrazzo, porta con il tuo grandissimo progetto culturale la mia terra, la mia Calabria in Italia e nel mondo. Grazie al maestro Rocco Abate, grazie a Franco Maurella, grazie a tutti. Mi segnalava il sindaco, il vice sindaco, io ti faccio sempre sindaco e comunque diventerai sindaco, la fascia la porterai. C'è qui di ringraziare, abbiamo la presenza di un grandissimo regista, Rai, Sky, Mediaset, Gian Pietro, giusto? Correggimi, e lo ringrazio per la sua presenza. Ringraziamo grazie. Anche le ragazze che ci hanno aiutato, lo ringrazio staff. Tutto lo staff, ringrazio il centro bellessere di Anna Celestino, grazie di cuore. Il mio vicepresidente che lo voglio qua insieme a me, prego Salvatore, sali. Noi diamo appuntamento prossimo, alla prossima edizione, Antonio. Che dire, grazie sì. Di cuore a tutti, veramente per la passione che mettete nell'arte teatrale. Grazie a mia moglie che instancabilmente è sempre dietro di me. Resto dell'idea che se non avessi mia moglie che mi seguisse, io non potrei fare quello che faccio. E chiudo sempre come ogni sera. Grazie Marco, ci hai regalato 4 giorni stupendi con i ragazzi e ti ringrazio veramente di cuore.
Perché dico grazie Marco? Perché, collegandomi anche alle lacrime che ieri mi ha fatto versare il maestro e anche stasera, un popolo senza cultura è destinato a morire. Buonanotte a tutti. Alla prossima edizione. Viva il premio Ausonia, ci vediamo per il 2019 per il premio Ausonia. Grazie.